Ora Credo si su Webinar. registrerà la conferenza. Buongiorno a tutti e tutte, benvenuti e vi ringraziamo per esservi collegati per questo webinar dal titolo La comunicazione digitale dei musei, sfide e opportunità ai tempi del Covid-19. Io sono Valeria Arrabito, segretaria generale di Comitalia e vi ringraziamo veramente molto per aver aderito a questo incontro. Vi ricordiamo che il webinar è stato pensato e creato in collaborazione tra ICOMItalia e Regione Lombardia, con la quale annualmente andiamo proprio a sviluppare una serie di incontri. Negli scorsi anni erano naturalmente in presenza, quest'anno abbiamo dovuto convertire tutto in modalità online, così come per tante altre iniziative di ICOMItalia. E naturalmente l'obiettivo di questi incontri è, da una parte, sicuramente andare a delineare quelle che sono le principali evidenze scientifiche nell'ambito di determinati argomenti specifici. Abbiamo parlato della sicurezza ed emergenza nello scorso incontro, sempre con un taglio relativo all'emergenza Covid-19. Oggi invece andremo proprio ad affrontare uno dei temi che quest'anno è stato veramente tra i protagonisti, quindi quello proprio della comunicazione digitale dei musei. Non voglio sottrarre troppo tempo perché sicuramente i relatori avranno dei contributi interessanti da offrirci, ma innanzitutto vorrei portarvi i saluti dell'assessore autonomia e cultura della Regione Lombardia, Stefano Bruno Galli, che purtroppo in questo momento non riuscirà a collegarsi perché si trova bloccato in macchina e impossibilitato a creare una connessione con noi, quindi ci teneva molto a ringraziarvi e a salutarvi e naturalmente rimanda alle prossime iniziative organizzate per un saluto, naturalmente non dal vivo, ma perlomeno in diretta web. Dunque, a questo punto lascerei invece la parola ad Adele Maresca Compagna, la presidente di ICOMItalia, per un breve saluto istituzionale prima di iniziare i lavori. Grazie Adele. Buongiorno a tutti, saluto tutti e ringrazio gli organizzatori, in primis lo staff della Regione Lombardia e gli esperti di comunicazione di ICOMItalia e tutti coloro che interverranno in questa mattinata che si presenta di grandissimo interesse. La comunicazione, siamo tutti consapevoli dell'importanza della comunicazione. È una delle funzioni istituzionali del museo, tra l'altro. Scusa, Adele, un attimo, silenzio, una persona che sta facendo un'interferenza. Allora. Prego, vai pure. Dicevo che siamo tutti consapevoli dell'importanza della comunicazione, che è una delle funzioni istituzionali del museo, come evidenziato dalla stessa definizione di ICOM, nonché dall'ultima definizione dei livelli uniformi minimi della valorizzazione, indispensabili per accreditarsi nel sistema museale nazionale, e che pongono in rilievo addirittura la necessità di una funzione, di una presenza di professione adeguata a svolgere tale compito. Comunicare significa non solo trasmettere i significati e i valori delle opere conservate, ma anche stabilire un rapporto di compartecipazione e di comprensione con gli interlocutori. Si tratta quindi di una pratica, di un processo e che quindi parte non solo da una conoscenza, non si Adele, sente. è riandata via un attimo, quindi se puoi riprendere un attimo la frase dal principio, grazie mille. Sì, dicevo che comunicare significa non solo trasmettere in modo asettico i significati e la conoscenza, i significati e i valori delle opere
conservate, ma anche stabilire un rapporto di comprensione e di compartecipazione con i destinatari, e quindi passa, è una pratica, un processo che va costruito anche in modo, che è un processo complesso che va costruito in modo diverso a secondo degli interlocutori, e che parte non solo da una conoscenza approfondita delle opere conservate, delle ricerche, di tutto quell'insieme di competenze che ne hanno accompagnato nel tempo la storia, ma anche dalla conoscenza, da una conoscenza dei pubblici, di tutti i soggetti che possono entrare in relazione col museo e che semmai finora sono rimasti emarginati da una relazione costruttiva ed efficace. E quindi, quindi con le comunità e gli individui che possono avvicinarsi a questo mondo. La pandemia ha messo in evidenza le potenzialità enormi degli strumenti tecnologici, ma anche messo in evidenza la necessità di una strategia complessiva in cui tutti gli strumenti che sono nelle mani dei professionisti museali possano essere dispiegate al meglio, e ha messo anche in evidenza la necessità di affidarne il compito a nuove professionalità, a nuove competenze che dovranno essere reclutate o formate in modo aggiornando le conoscenze attualmente disponibili. Quindi la finalità, l'obiettivo di questa giornata credo che sia proprio quella di affinare ed aprire nuove prospettive per assolvere al meglio quella che è una funzione importantissima del museo. Grazie infinite, e a tutti, ascolterò con interesse la vostra, le vostre relazioni. Grazie Adele. E direi che possiamo allora entrare nel vivo del nostro webinar, e darei la parola a Barbara Landi, la nostra responsabile della comunicazione di Comitalia, che ci guiderà nel suo primo intervento in merito alle indagini che Comitalia ha prodotto durante quest'anno, prima di tutto per monitorare un po' naturalmente quello che è il contesto all'interno del quale ci andiamo a muovere, e che poi naturalmente ci guiderà anche nella scoperta degli interventi dei relatori successivi. Grazie Barbara, a te la parola. Grazie a te Valeria, grazie anche per averci portato appunto i saluti dell'assessore. Mi dispiace molto che sia rimasto bloccato in auto e speriamo si risolva presto. E grazie anche ad Adele per il supporto. Buongiorno a tutti di nuovo. Oggi io vi racconterò un po' delle indagini che abbiamo svolto come Comitalia proprio sulla comunicazione digitale dei musei dal lockdown a oggi. Alcuni di voi che forse hanno seguito gli ultimi appuntamenti dell'associazione saranno già consapevoli di alcune delle informazioni che andrò a raccontarvi, ma comunque penso che sia importante fare una panoramica di quanto abbiamo fatto durante questo anno veramente particolare e di che cosa sta succedendo nell'ambito della comunità museale italiana. Quello che abbiamo cercato di fare, appunto, è sempre stato il sostegno alla nostra comunità museale, perché naturalmente la pandemia ha creato un shock enorme, è tuttora una crisi appunto a livello planetario, e i musei hanno affrontato veramente delle sfide grandissime. Quindi il nostro intento è stato quello sin da subito di essere a fianco della comunità museale italiana con la prima campagna che abbiamo chiamato La cultura non si ferma, che è nata appunto il 6 marzo, quindi un paio di giorni prima del lockdown generale italiano. E la seconda, come vedete, che è ancora in atto, il Fate sentire la vostra voce, nata a seguito della seconda chiusura dei musei con il DPCM del 3 novembre. Andiamo un attimo a ripercorrere le tappe. Spero di guidarvi in questo percorso alla scoperta di un po' di informazioni utili e interessanti.
Quindi appunto la cultura non si ferma, come vi dicevo, è partita durante il primo lockdown, quando alcuni musei erano già chiusi in quanto in zone rosse. L'obiettivo naturalmente era quello di essere al fianco di tutta la comunità museale italiana, cercando di sostenere proprio il dialogo fra musei chiusi e pubblico. Quindi il 6 marzo del 2020 pubblicammo appunto questo breve testo. I musei sono chiusi, ma il patrimonio che si custodiscono resta aperto. Scopriamo insieme nuovi modi di vivere l'arte, la cultura e la scienza. Sono tantissime le iniziative dei musei, sosteniamoli. Quindi è stata proprio una chiamata a tutte le persone, non solo quelle direttamente coinvolte da un punto di vista professionale nei musei, ma anche fruitori, anche chi magari aveva piacere di segnalarci un'iniziativa particolare che aveva visto come esempio su utente. Gli hashtag erano stati appunto quelli di la cultura non si ferma, un fuori museo con una strizzata d'occhio naturalmente al fuori salone, e Museums and Chill. Museums and Chill, mi fa piacere citarlo, tra l'altro avremo con noi appunto Alessandro Gaballo di Come International del Dipartimento di Comunicazione che farà parte della tavola rotonda finale di questa giornata. È stato appunto Museums and Chill l'hashtag utilizzato dalla campagna di Come International, per cui naturalmente siamo andati a riprenderla perché, come dice questa slide, non siamo soli e quindi volevamo far sentire a tutti che siamo parte di una comunità internazionale come ICOM, abbiamo quasi 45.000 membri in 138 paesi del mondo e stiamo, ahimè, vivendo una situazione comune in tutto il pianeta. Naturalmente l'iniziativa non cadeva così dal vuoto, dal nulla, perché ICOM Italia è da sempre attenta sì alle esigenze dell'intera comunità museale italiana attraverso le attività che conoscete bene, di informazione, formazione, dibattito, siamo in questo momento in una di queste attività, ma da più di 2 anni abbiamo attivato anche un percorso già di raccolta e diffusione delle iniziative dei musei dedicato proprio ai soci istituzionali, quindi mensilmente andavamo, perché in questa fase invece complessa abbiamo sospeso per il momento questa iniziativa, le attività proposte appunto dai soci istituzionali, sia sul sito web che sui nostri canali social. E naturalmente è qualcosa che riprenderemo, anzi insomma vi anticipo che faremo un'edizione speciale per Natale. Quindi sulla base di questa esperienza abbiamo cercato però di andare avanti e anche soprattutto grazie al contributo di Anna Maria Marras, che appunto lei anche oggi sarà fra i relatori di questo appuntamento, abbiamo scelto di utilizzare lo strumento del Padlet. Perché lo strumento del Padlet? Perché è un muro virtuale che consentiva la partecipazione diretta, consente, scusatemi, la partecipazione diretta degli utenti. Quindi abbiamo reso possibile la pubblicazione in un formato mediato, solamente insomma per evitare magari i doppioni, da parte appunto di musei, professionisti museali e di semplici utenti, di semplici cittadini. Lo strumento ha funzionato molto bene, come vedete appunto ne abbiamo realizzati tre al tempo, il primo generale dedicato alla cultura non si ferma, il secondo di supporto, perché contemporaneamente l'obiettivo è fare la cassa di risonanza alle iniziative appunto digitali dei musei chiusi, naturalmente c'era anche l'obiettivo di fornire loro suggerimenti, informazioni che potessero tornare utili per navigare in questo mare complicato. Il terzo padre, la terza bacheca, era invece dedicata specificatamente a bambini e famiglie che sicuramente hanno sofferto molto nel primo lockdown, in una situazione in cui c'era da passare molto tempo in casa e i musei sono veramente venuti in soccorso anche di questa situazione con iniziative molto carine, da semplice, tra virgolette, laboratorio portato in digitale, a giochi, ricette e veramente tantissimi modi per coinvolgere appunto le famiglie e i loro bimbi. L'osservazione da vicino. Naturalmente questa raccolta appunto nata con l'obiettivo di dare un sostegno, non poteva non essere però anche un'opportunità per capire meglio cosa stava accadendo. Come ci siamo detti tantissime volte, una crisi è anche un'opportunità e i musei naturalmente hanno sfruttato questa opportunità con risultati di vario tipo che durante la giornata di oggi andremo anche un po' a vedere più nel dettaglio, ma sicuramente con un enorme sforzo e con un enorme impegno e passione. Quindi prima ancora di volerli disturbare,
andando a chiedere loro alcune cose su ciò che stavano facendo, abbiamo deciso intanto di osservare noi dall'esterno e quindi in autonomia siamo andati a verificare 47 parametri di questa griglia di analisi che abbiamo realizzato sulle iniziative che ci sono state segnalate in quei mesi. Qui potete vedere l'insieme di questi parametri, che naturalmente comprendono una parte relativa all'anagrafica, e poi invece siamo andati con questi parametri a sondare alcuni macroaspetti. Sicuramente il più grande è quello relativo al tipo di contenuti, e all'interno del tipo di contenuti, per esempio, ci siamo focalizzati anche su, nello specifico sui contenuti video. Abbiamo visto, per esempio, che erano state proposte o riproposte delle video interviste, proposte o riproposte delle visite guidate in video, che distinguiamo dai tour virtuali, che sono un'altra cosa, ovviamente, da in generale altri contenuti video, quindi magari la ripresa di vecchie conferenze o webinar nuovi e così via. Cosa abbiamo cercato di capire? Innanzitutto, appunto, se fossero contenuti proposti ex novo oppure realizzati in passato, e la durata, nel senso che in tanti casi magari ci eravamo resi conto che forse la durata non fosse proprio, scusatemi il gioco di parole, non fosse esattamente propria per un utilizzo sui canali social, quindi magari video troppo lunghi o con un taglio, diciamo, non adatto al mezzo. Quindi questo ci era sembrato interessante da esplorare. Naturalmente, come vi accennavo prima, in relazione ai bambini e alle famiglie, non potevano mancare come contenuti in senso generale, senza entrare nello specifico del laboratorio stesso, le offerte appunto di attività ludico-didattiche. E in questo caso siamo andati ad esplorare se fossero solo per bambini o per tutti. Naturalmente ci è interessato molto anche l'approfondimento delle collezioni, qualcosa che hanno fatto veramente nella stragrande maggior parte dei casi, però anche qui siamo andati un po' a vedere se ci fosse qualcuno, e sicuramente ce n'era, ma una minoranza, che offrissero anche contenuti relativi alle collezioni in deposito. Tra gli altri parametri, senza dilungarmi troppo, per esempio abbiamo valutato l'aspetto della targetizzazione, quindi se il contenuto fosse specifico per target, appunto, magari generalista oppure per bambini o per appassionati o insomma professionisti, oppure addirittura se questa targetizzazione fosse stata fatta in relazione al canale, quindi magari proprio un contenuto, non solamente un tono, un linguaggio differente se fossimo, non so, sul sito, su Facebook o su Instagram. Da questo punto di vista siamo andati ad analizzare anche il tone of voice per vedere in particolare non quello normale, passatemi il termine, che diciamo in una curva gaussiana naturalmente riempie tutta la parte centrale, ma ci interessavano un pochino i margini, quindi andare a vedere chi, nonostante una situazione molto complessa e delicata, avesse comunque avuto l'ardire di utilizzare un tono un po' più leggero, più spiritoso, più ludico, e chi invece magari avesse mantenuto un tono troppo serio per i canali social, quindi avesse semplicemente magari ripreso dei contenuti, per esempio, nel sito web istituzionale, senza mettere in atto un'operazione di adattamento degli stessi. Quindi una volta fatta questa analisi, ci siamo potuti permettere di andare appunto a disturbare i musei con queste cinque domande del questionario, quindi appunto relative alla realizzazione di contenuti digitali ad hoc, all'attivazione o riattivazione di canali social silenti, all'utilizzo di risorse per fare fronte a questa crisi e in alcuni casi, appunto, come vedete, abbiamo fatto delle sottodomande nel caso di risposta affermativa, quindi capire se queste risorse per cosa fossero state utilizzate e a quale budget si fosse andati a richiedere queste risorse, quindi se era già stato allocato magari per attività di comunicazione o per altro. Abbiamo chiesto poi di indicare se ci fosse appunto un monitoraggio delle attività svolte e se tra queste attività ce ne fossero alcune specifiche per le scuole. Vi riporto qui alcuni dati, appunto, di quella prima survey, che ebbe tra l'altro una risonanza enorme, perché appunto parliamo di 354 risposte in una settimana da tutto il territorio nazionale. Come vedete, quasi il 90% delle persone che hanno compilato il questionario delle istituzioni
realizzato contenuti ad hoc dopo la chiusura. Di questi, circa, scusatemi che io purtroppo non mi funziona il mouse, non riesco a vedere la parte destra del mio schermo, quindi anche io sto incontrando qualche problema tecnico. Comunque vediamo che una grandissima, diciamo, percentuale di questi contenuti appunto sono stati realizzati proprio ex novo. Ci interessa vedere anche che oltre il 35% delle istituzioni ha dichiarato di aver aperto nuovi canali social, e questo penso sarà un po' il leitmotiv della giornata di oggi, quindi capire come tutto questo, questa accelerazione frenetica sia poi in qualche modo effettivamente riuscita a raggiungere gli obiettivi prefissati, se erano stati prefissati gli obiettivi, perché ci siamo resi conto che in molti casi, insomma, manca anche proprio forse un po' una strategia digitale, una strategia web. E poi appunto se e come questa apertura sia stata mantenuta o meno. E questo lo vedremo con l'anteprima dei risultati della survey di follow-up che fra poco vi mostrerò. Alla richiesta se avete utilizzato le risorse economiche per far fronte a questa situazione, purtroppo vediamo che la percentuale di coloro che risposero sì, purtroppo appunto, è molto bassa. Abbiamo chiesto appunto se testerò monitorando i risultati delle campagne e delle attività digitali. Molto buono il risultato di più dell'80% che dice di sì. Il problema è che poi quando si va a comparare con le domande di approfondimento, quindi indicare se disponibili i primi risultati e trend, notiamo un 40% di risposte in cui ci è stato detto di non avere al momento i risultati disponibili. Ora, al netto naturalmente di una situazione in cui si può avere altro da fare e non si vuole entrare nello specifico di quelli che sono magari i risultati che l'istituzione ha già al suo interno, c'è una fetta di questo 40% che è un numero purtroppo non piccolo, che ci preoccupa perché appunto sappiamo che il monitoraggio non è una cosa che dobbiamo fare ogni 3 mesi e tirar fuori un report. Sì, bellissimo magari un report strutturato ogni 3 mesi, ma deve essere assolutamente un'analisi costante che ci consente di aggiustare il tiro giorno per giorno. Quindi questo aspetto ci aveva sicuramente lasciato molto perplessi. Dall'altra parte invece appunto, se disponibili i primi risultati trend, in molti casi le risposte sono state sì, siamo contenti, sì, buoni, ottimi o cose di questo genere. Quindi, ripeto, al netto di un bias che può essere quello di non ho voglia, non ho tempo di rispondere nel dettaglio, comunque sono dati un pochino preoccupanti. Le attività con le scuole, come vedete, sono state svolte da più del 30% delle istituzioni che allora risposero, e questo è un dato interessante da comparare anche con quello della survey di follow-up. L'obiettivo quindi qual è stato? Siamo partiti appunto dal dire sosteniamo la comunità museale, facciamo la cassa di risonanza, andiamo a vedere un po' più da vicino cosa sta succedendo, però una volta che abbiamo esplorato cosa sta succedendo, sì, ok, siamo contenti da un punto di vista di ricerca, va benissimo, però cosa possiamo fare di utile? E quindi qui il rilascio di queste quattro pillole di comunicazione digitale, piccoli suggerimenti pratici per i musei, in cui appunto nel circolo virtuoso abbiamo cercato di far comprendere l'importanza di un corretto e costante rimando tra sito web e canali social, dal momento che avevamo osservato tramite la griglia di analisi che purtroppo spesso questo dato invece non era presente nel sito web ufficiale, dove risultava solamente la notizia della chiusura del museo, senza andare a rimandare magari anche un grosso impegno fatto per mantenere il rapporto con il pubblico sui canali social. Fare spesso, fare poco, avere tanto, come effettuare un corretto monitoraggio delle attività digitali non è stato tanto un dire come farlo, ma è più un concetto di si può fare. Si può fare, si può fare con poco tempo e spesso, un po' come magari anche un nutrizionista potrebbe dirci di non abbuffarci nell'arco della giornata, ma mangiare poco e spesso, ecco, un po' il concetto è quello e riusciamo a farlo anche con poche risorse. Farli crescere, non li abbandonare, come prenderci cura dei nostri nuovi canali, perché purtroppo ci siamo resi conto, sempre tramite l'osservazione esterna, che di alcune situazioni un po' al limite, per cui magari i canali YouTube aperti e caricati massivamente di contenuti video, senza un piano editoriale, senza un criterio preciso, e poi lasciati un po' lì a morire, e quindi avere magari un incremento
particolarmente forte di visualizzazioni e poi non dar seguito con una programmazione al sostegno di questo canale che si è aperto. Indietro non si torna un po' forte, mi rendo conto, ma la riscoperta delle collezioni. Quindi, appunto, se prima magari i social media venivano usati principalmente per ricordare appuntamenti dell'istituzione, quindi visite guidate, conferenze, laboratori in sede, le collezioni durante il lockdown sono diventate protagoniste. Quindi il suggerimento appunto di non tornare indietro, ma che questo sia stato colto sicuramente. La seconda chiusura appunto con il DPCM del 3 novembre scorso ci ha portato a riflettere ulteriormente su come poter essere appunto di supporto e in questo caso oltre naturalmente a volerlo essere come nella prima fase abbiamo ritenuto che fosse necessario anche un sostegno morale, di qui la scelta magari di una grafica, di un payoff un pochino più accattivanti perché siamo tutti in forte difficoltà in questa seconda ondata del Covid, in questa seconda chiusura dei musei. Siamo sicuramente più stanchi. E ci sono tante motivazioni che ci sfuggono sul fatto che appunto i musei magari siano ancora chiusi nonostante si fossero attrezzati adeguatamente per ottemperare a tutte le norme sanitarie e quindi è sicuramente più difficile questa fase. Per cui, ecco, però una cosa buona che voglio sottolineare è che, come abbiamo presentato durante la nostra assemblea annuale dei soci sabato scorso, i nostri canali social sono cresciuti tantissimo. Qui vedete i dati appunto di crescita dal 1 gennaio del 2020 all'11 dicembre del 2020. Questo cosa vuol dire? Che possiamo usare di più e lo stiamo già facendo. Oltre a fare la cassa di risonanza, riusciamo ad essere dunque un canale per rafforzare ulteriormente il senso di comunità e riuscire a creare possibili sinergie fra le istituzioni museali. E questo lo vediamo accadere tutti i giorni, anche semplicemente magari da commenti reciproci che avvengono fra appunto musei sui nostri canali di Instagram o di Facebook. Cerchiamo sempre di sperimentare cose nuove. Come vi dicevo appunto, prima di realizzare la prima indagine sulla comunicazione digitale dei musei in tempi di Covid-19, abbiamo fatto un'osservazione dall'esterno. Ci siamo basati principalmente su tutte le iniziative arrivate su Padlet e via email. In questa seconda ondata abbiamo deciso di utilizzare una piattaforma diversa, si chiama Wakelet. Perché? Perché ci consente un'articolazione dei contenuti in senso curatoriale. Nasce proprio secondo il principio delle collezioni. Quindi qua vedete che comunque, per esempio, abbiamo scelto per ora, almeno, queste cinque categorie, queste cinque collezioni, quindi genericamente di fruizione digitale, di partecipazione attiva, di gioco, di iniziative in presenza, per quanto poche però ce ne sono state, e di convegni online, quindi webinar, convegni, conferenze, insomma tutto. Tutto questo che stiamo raccogliendo grazie al supporto delle ragazze in stage dell'Università di Bologna e del corso in beni culturali sarà la base per la nuova osservazione dall'esterno. Ma intanto siamo partiti appunto con l'indagine di follow-up sulla comunicazione digitale dei musei ai tempi del Covid-19. In questo caso vediamo che è stata aperta una settimana, ne abbiamo tenuto poi 2 giorni in più a seguito di alcune richieste che abbiamo ricevuto. Abbiamo ricevuto solamente, tra virgolette, 130 compilazioni, sicuramente un numero più basso rispetto a quello della prima survey, ma come vi accennavo ci rendiamo conto che anche questo sia un dato che riflette la situazione attuale. Quindi sicuramente un momento di maggiore stanchezza, ma riflette anche il fatto che abbiamo cercato di indagare alcuni aspetti in maniera un pochino più complessa e quindi questo ha comportato un tempo di compilazione un po' più lungo e una complessità di compilazione maggiore. Vi presento adesso veramente i primissimi risultati di questa survey di follow-up che spero possano essere poi appunto una base di dibattito durante la mattinata e nella tavola rotonda finale. L'istituzione, allora, noi abbiamo chiesto innanzitutto se l'istituzione ha riaperto dopo il lockdown e vediamo che comunque c'è un numero molto alto di risposte positive, che siano di riapertura totale o di riapertura parziale. Poi quello che siamo andati ad indagare è cercare di capire un po' questa comunicazione dopo quell'accelerazione pazzesca dei primi mesi dell'anno.
che futuro sta avendo. E quindi abbiamo indagato se, naturalmente qui parliamo di self-assessment, quindi siamo consapevoli, insomma, che è l'istituzione stessa che dà questa valutazione su se stessa, abbiamo chiesto se fosse tornata a livelli comparabili al periodo pre-lockdown, mantenuta sostanzialmente a livelli comparabili con il lockdown, oppure aumentata o migliorata. In questo caso, naturalmente, non riusciamo oggi a darvi maggiore contezza dei risultati emersi in relazione a questa domanda, che ha poi una parte di approfondimento a seconda della risposta che è stata data. Quindi, appunto, come vedete nell'asterisco sotto, l'indagine poi esplora le motivazioni per cui magari la comunicazione ha avuto un miglioramento, è rimasta comunque ad alti livelli come durante il lockdown, oppure sia tornata a livelli comparabili al periodo precedente. In particolare vi posso anticipare che tra le varie opzioni che abbiamo inserito, come vedete appunto impiego di risorse extra, umane o economiche, riorganizzazione interna, straordinari per il personale esistente, piuttosto che appunto supporto di stage curricolari o extracurricolari, la riorganizzazione interna è sicuramente la voce che ha avuto un maggior riscontro. Quindi considerate che appunto queste opzioni non sono mutualmente esclusive nel questionario, quindi l'analisi di questi dati sarà abbastanza complessa, però ci dà un panorama sicuramente interessante. Vi posso appunto già anticipare che spesso l'abbinamento fra impiego di risorse extra e riorganizzazione interna è stato selezionato di diverse istituzioni. Abbiamo voluto richiedere appunto se l'attività di comunicazione fosse stata oggetto di un'analisi specifica. Come vedete, anche qui il numero è piuttosto alto, però vi anticipo appunto che anche in questo caso abbiamo delle domande di approfondimento, in particolare in relazione al fatto se si sia prodotto, per esempio, anche un documento interno pubblico di condivisione di questi risultati. E di nuovo andiamo a trovare sicuramente una discrepanza tra lo slancio di dire sì e invece poi, diciamo, qualche tipo di mancanza nell'andare a specificare poi come e tracciare concretamente le attività di analisi svolte. Intanto però abbiamo visto che sicuramente diciamo, la maggior parte delle istituzioni è andata ad indagare sia l'incremento di likers e followers che di interazione, mentre invece vediamo che solamente una percentuale molto bassa delle istituzioni che hanno compilato il questionario hanno indagato anche elementi di sentiment analysis, scusate il refuso, e web reputation. Poi abbiamo voluto chiedere, naturalmente questa è una domanda un po' particolare, no? Di dati non oggettivi, per cui abbiamo chiesto in maniera appunto ipotetica che lei sappia i professionisti dell'istituzione hanno avuto, diciamo, l'opportunità di partecipare a occasioni di formazione. Adesso qui ho accorpato alcuni dati, ma poi nello specifico abbiamo distinto se queste occasioni di formazione fossero state proposte dall'istituzione stessa oppure fossero state lasciate, diciamo, alla volontà del singolo professionista. E come vedete c'è un numero interessante, che è circa il 70% di risposte positive in questo senso, considerando che circa un 20% invece di persone che si sono occupate della compilazione hanno preferito non rispondere, appunto trattandosi di una domanda in cui si dà un'opinione personale e non un dato oggettivo. Poi anche qui quest'altra domanda naturalmente ha degli elementi di approfondimento, ma intanto abbiamo chiesto se avessero introdotto novità in termini di comunicazione digitale, vediamo che insomma comunque circa la metà dei musei ci hanno detto di sì, quindi andremo ad esplorare quali ulteriori novità abbiano introdotto. Come vedete, come mi anticipavo prima in relazione alla prima survey, abbiamo riproposto la domanda in relazione all'attività con le scuole e il numero di istituzioni che hanno risposto affermativamente è piuttosto alto rispetto al precedente che si aggirava intorno al 35%, qui siamo arrivati al 52%. E ci è interessato anche capire se appunto l'esperienza durante il primo lockdown avesse effettivamente dato lo spunto alle istituzioni per adottare particolari accorgimenti, innovazioni nei confronti proprio delle attività svolte con le scuole. E anche in questo caso più di un terzo delle istituzioni hanno risposto positivamente, quindi ci interesserà molto andare a sondare poi le risposte aperte che sono state date alla domanda di approfondimento per capire in cosa consistono queste modifiche.
Vado a chiudere raccontandovi brevemente anche altri dati che andremo ad analizzare. Quindi ci siamo occupati sia degli strumenti digitali, cercando di capire un po' il loro ciclo di vita, quindi se fossero già esistenti, se sono stati attivati durante il lockdown, se sono stati mantenuti tanto durante la riapertura estiva quanto adesso durante la seconda chiusura, oppure se semplicemente non sono mai stati attivi. E qui sotto appunto potete vedere l'elenco degli strumenti digitali che siamo voluti andare ad analizzare. La stessa cosa per proprio invece i prodotti digitali, quindi appunto cosa è stato prodotto dai live webinar dove siamo anche noi oggi, per esempio, a contenuti video preregistrati, a podcast di cui parleremo oggi, a nuove rubriche sui canali social, alla realizzazione di app o web app, piuttosto che alla rivisitazione del sito o all'apertura di un sito nuovo, come abbiamo visto accadere per alcune istituzioni. Tutto questo sarà oggetto di un report più completo all'inizio del 2021, perché i dati raccolti sono veramente molti. Ripeto, 130 compilazioni non sono un numero impressionante, ma il tipo di musei che hanno partecipato, il tipo di istituzioni è comunque molto rappresentativo, veramente dal piccolo al grande, dal noto al meno noto, da varie forme di gestione. E quindi comunque riteniamo che, seppur non abbia magari un valore statistico particolarmente rilevante, sia comunque un'analisi che possa contribuire a comprendere meglio la situazione e, di nuovo, perché quello è l'obiettivo poi principale che ci poniamo, capire come possiamo essere di aiuto e che tipo di iniziative possiamo portare avanti insieme. Quindi grazie e continuate a seguirci. E Valeria, ti chiedo se puoi interrompere tu la mia condivisione, perché appunto ho quel problema tecnico per cui non va il puntatore e non posso fare assolutamente nulla. Valeria, mi sa che non mi sente. Vediamo se riesco in quest'altro modo. Ok, allora interpellerei Anna Maria Marras. Innanzitutto vi ricordo che al termine della mattinata ci sarà una parte dedicata appunto alle domande del pubblico, quindi preferiamo farlo al termine della mattinata perché riteniamo che insomma tutti gli interventi siano assolutamente complementari e quindi ci sembra più corretto insomma in questo modo. Intanto ringrazio chi sta scrivendo in chat e cerco di capire se Anna Maria Marras mi sente, la vedo. Per cui Anna Maria, buongiorno, penso che per molti di voi non ci sia bisogno di presentazione. Con Anna Maria sono mesi veramente in cui lavoriamo fianco a fianco in maniera molto molto intensa. Anna è la coordinatrice della nostra commissione tematica Tecnologie Digitali per i Beni Culturali. Chi non dovesse conoscerla, invito a farlo andando sulla pagina dedicata sul nostro sito web e seguendo la loro pagina Facebook, perché sono veramente attivissimi e ne fanno di ogni in senso positivo. Quindi Anna, a te la parola. Grazie, grazie mille Barbara per questa bella introduzione. Mi sentite? Vedete lo schermo? Adesso condivido, vado in modalità presentazione. Allora, come oggi, il tema di oggi è quello della comunicazione. Io vi parlerò un po', non soltanto però delle professioni legate alla comunicazione, ma alle professioni legate al digitale in genere. In questo periodo abbiamo già detto abbondantemente, insomma, è stato già detto sia da Barbara che da Adele, ma insomma sappiamo un po' tutti e ce lo stiamo dicendo un po' in tutte anche le occasioni che si offrono per discutere di musei, che le tecnologie hanno avuto un ruolo importante, più del solito in questo periodo, in modo particolare le tecnologie digitali che permettono al museo di portare avanti la comunicazione attraverso il web, attraverso l'online. Grandi, insomma, visto anche i risultati del PNRR,
questionario di Barbara, del questionario di ICOM Italia, abbiamo avuto insomma tanti webinar su cui si è discusso di questo argomento. Tolgo un attimo, scusate, tolgo la telecamera perché vedo che forse la connessione è un po' lenta e quindi forse così magari mi sentite anche meglio. Grazie. Abbiamo appunto avuto tante iniziative appunto digitali. Abbiamo molti musei che hanno sviluppato in questo periodo, anzi ogni giorno c'è un'app nuova rilasciata dal museo, dai vari musei che permettono di fruire delle opere in maniera diversa dal solito. E soprattutto c'è stata una grande attività per quanto riguarda la didattica a distanza. E mi preme ricordare alcuni esempi, come quello della Fondazione Torino Musei, che proprio recentemente ha presentato la propria piattaforma, che si chiama Inonda, dedicata esclusivamente all'offerta digitale della didattica. Quindi è sicuramente il digitale, anche sul supporto alla didattica, per i mediatori culturali e educatori, è uno strumento importante. Però quello che mi preme sottolineare, si parla di strumenti, no? Si parla Cili, Netflix e la cultura, tutti questi aspetti che riguardano anche la comunicazione digitale, e volevo sottolineare che però non è soltanto una questione utilizzare il digitale, non, a parte che per quanto riguarda i musei non è soltanto legata alla comunicazione, ma a prescindere, si deve prescindere dagli strumenti, non sono gli strumenti che fanno o meno la bontà di un'operazione digitale del museo, ma appunto è la qualità dei contenuti. La strategia digitale, come già accennato anche da Barbara, che è fondamentale, avere una strategia è fondamentale per riuscire ad avere le figure professionali necessarie per realizzare al meglio quella strategia e che ci consentono, di conseguenza, di avere anche dei contenuti di qualità. La qualità dei contenuti non deve prescindere, non può dipendere dagli strumenti che utilizziamo, anzi, gli strumenti devono, diciamo, cercare di mettere in rilievo il più possibile la qualità di questi contenuti che noi produciamo. Come contenuti digitali, ovviamente mi riferisco non tanto alle app, mi riferisco ai video, ma anche ai testi che si utilizzano per la comunicazione sia interna che esterna dei musei. Quali possono essere, alla luce di questo che ci siamo detti, quindi alla luce della qualità dei contenuti che può essere data, o dei contenuti o degli strumenti che può essere data solo ed esclusivamente da professionalità specifiche? E in realtà esistono tante professioni, perché in generale si parla dell'esperto del digitale nei musei o del social media manager. In realtà sono solo alcune queste delle figure necessarie o che sarebbero necessarie all'interno dei musei e delle istituzioni per realizzare strumenti e prodotti di qualità che sono, diciamo, indispensabili. Indispensabile, scusate se insisto su questo aspetto, ma le qualità è indispensabile anche non soltanto a livello di conservazione del patrimonio in digitale, ma è fondamentale per coinvolgere e ingaggiare il pubblico, perché se ci troviamo di fronte a un pubblico sempre più esigente, il digitale è pervasivo, quindi fa parte della nostra quotidianità, quindi l'utilizzo degli strumenti e avere a disposizione dei contenuti di qualità è fondamentale ed è richiesto anche dal pubblico giovane e meno giovane. È una questione indifferenziata dal punto di vista del target, però è sicuramente è fondamentale. Quindi abbiamo il digital curator, il social media manager, il social media editor, che è un po' diverso dal social media manager, e web designer, che
che appunto ci supporta nel design del nostro sito web, il web developer che sviluppa il sito web, il web master che gestisce il sito web, il graphic designer che si occupa della grafica, di una grafica condivisa, che si occupa di creare l'identità visiva anche del museo e di tutti i prodotti che vengono realizzati dal museo in modo tale che siano facilmente identificabili e riconoscibili in una determinata istituzione, i videomaker che ci permettono di avere dei video di qualità, i fotografi, ovviamente figure indispensabili, il mediatore culturale che è sempre più portato anche all'utilizzo di strumenti appunto tecnologici per venire incontro alle esigenze dei pubblici. È responsabile all'accessibilità, ricordiamoci che ormai nei musei statali è presente questa figura e in alcuni musei, soprattutto stranieri, è presente, insomma, mi riferisco allo Smithsonian Museum e anche al British Museum, è presente una figura che è quella del responsabile del diversity manager che si occupa appunto di far sì che anche le tecnologie, anche la comunicazione, risponda a criteri di accessibilità e sia appunto inclusiva, un aspetto questo fondamentale. E poi mi piace sempre inserire questa figura del mediatore digitale, che è comunque una figura secondo me importante, trasversale, che riesce a volte, che riesce spesso a mediare tra appunto, magari figure più tradizionali che hanno una formazione non molto digitale, però da un punto di vista della conoscenza del patrimonio, insomma, un patrimonio di conoscenze altissimo e profondissimo, e mettono in contatto il mediatore culturale, diciamo, riesce a tradurre quale può essere l'esigenza della tecnologia e quale tecnologia scegliere, quindi tra una figura più tecnica e una figura più umanistica, diciamo. E questo è fondamentale anche perché può agevolare la scelta delle tecnologie in modo tale che queste siano quelle più adatte alla realtà museale. Il tecnico per le tecnologie, che sono figure che in realtà negli organici anche ministeriali sono già presenti, che si occupano appunto anche dell'assistenza o della manutenzione insomma, degli strumenti tecnologici a disposizione dei musei. Il Digital Media Curator, appunto, che si occupa delle collezioni, insomma, un po' come il Digital Curator, che si occupa un po' principalmente però delle collezioni online, è secondo me una figura che può sicuramente essere importante per i musei, appunto, è un esperto di DAD, quindi di didattica a distanza, che supporta magari il mediatore culturale nella elaborazione di un piano di didattica a distanza per le scuole, ma anche per i vari pubblici. Tutte queste figure ovviamente non sono figure che dovrebbero integrarsi e collaborare tra di loro e sono ancora delle figure che possono essere che possono cambiare, a cui si possono aggiungere altre professionalità. La situazione è veramente molto, molto fluida. Facciamo un passo indietro a questo punto per capire un po' come arriviamo anche alla definizione di queste possibili, di queste figure professionali per quanto riguarda l'ambito della comunicazione. Come già accennato anche Adele Maresca, nella definizione stessa di ICOM, diciamo, nei ruoli che ha il museo, si individua benissimo anche le professionalità che sono necessarie.
Quindi il museo deve acquisire, conservare, esporre e comunicare. Queste sono le attività principali secondo la definizione. Nella definizione proposta, che poi comunque insomma, verrà ovviamente cambiata, adesso la commissione ha ripreso i lavori per l'elaborazione di una nuova proposta, vediamo come ritorna, è presente ancora l'aspetto dell'acquisire, conservare, esporre, a cui però viene aggiunto l'interpretare e migliorare la comprensione, e sono due funzioni assolutamente fondamentali per la comunicazione. Quindi il mediatore è fondamentale, perché non significa soltanto esporre, quindi non significa solo comunicare, ma significa rendere accessibili, migliorare la comprensione dei contenuti culturali che noi andiamo a comunicare, e ovviamente anche attraverso gli strumenti online. La definizione di professionista museale ovviamente è presente, e vado veloce, insomma, perché non, è una premessa che però è doverosa, appunto, è fondamentale anche nel codice etico, dove si parla appunto della formazione specialistica, della diversificazione delle figure professionali, e anche dell'importanza non soltanto della formazione specialistica, ma anche dell'esperienza pratica dei professionisti. Questo è molto importante, perché in un momento come questo, in cui non ci sono a livello universitario di base, quindi corsi universitari specificatamente dedicati alla formazione del digitale, ci sono molti master, molti corsi di approfondimento, come vedremo in seguito, però per quanto riguarda la figura, per quanto riguarda la formazione museologica, a livello di base, questa è sicuramente da integrare e da sviluppare. Quindi l'esperienza pratica è molto importante in questo periodo, perché ci permette di costruire poi le professioni del domani. Secondo poi la Carta Nazionale delle Professioni, abbiamo l'identificazione di queste di 20 professioni museali divise a seconda dei diversi ambiti, ambito ricerca, cura e gestione delle collezioni, e vediamo nell'ambito dei servizi e dei rapporti col pubblico la figura dell'educatore museale. Per quanto riguarda la parte delle professioni museali, la parte del responsabile, viene identificata la parte del responsabile del sito web, come appunto in generale chi si occupava un po' della comunicazione. E questa è del 2006, quindi ovviamente si è evoluta. Poi abbiamo invece, nell'ambito delle strutture di sicurezza, la parte che riguarda appunto il responsabile della rete informatica, dal punto di vista strutturale. Manuale, andando avanti dal 2006, arriviamo al 2008 col manuale delle professioni museali, che ci ripete, ci dà più o meno le stesse indicazioni. Con la riforma del sistema museale nazionale, abbiamo nel 2017. Scusate, la professionalità e funzioni essenziali dei musei alla luce delle riforme museali statali 2017, abbiamo l'identificazione di queste quattro aree funzionali: area 1, area 2, area 3, area 4, ricerca, gestione e cura delle collezioni, servizi al pubblico, educazione e mediazione, amministrazione, strutture, allestimenti e sicurezza. Questo è sempre il documento di ICOM del 2017, in cui vengono fatte nuove proposte per le professioni museali. Per quanto riguarda le profilazioni avvenute delle aree funzionali, appunto le profilazioni di ICOM Italia 2018, abbiamo di nuovo la conferma di queste aree funzionali. Vado un po' avanti, mi soffermo un po' su alcune figure che a mio avviso possono essere importanti, ovviamente riguardante la comunicazione. Lasciamo da parte gli aspetti che riguardano appunto la gestione delle collezioni. Abbiamo la responsabile eventi e attività culturali, che ovviamente si occupa della comunicazione, l'addetto agli eventi e alle attività culturali, l'addetto al coordinamento della strategia digitale,
il coordinatore della comunità dei visitatori online, l'addetto alla comunicazione, l'addetto ai prodotti di comunicazione, grafico, video e foto. Quindi anche in questo caso viene fatta questa proposta. Andiamo avanti sulle collezioni, rimane secondo insomma, l'area funzionale responsabile della rete informatica, l'addetto alla rete informatica all'interno della struttura allestimenti e sicurezza. Secondo il sondaggio portato avanti da Icomitalia nel 2017, se non sbaglio, che individuava appunto le aree funzionali dei musei, vediamo come per quanto riguarda la promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, vediamo i SOCICOM rientrano nel 14%, mentre la maggior parte dei soci rientravano nell'area ricerca, cura e gestione delle collezioni. E l'anno scorso c'è stato, nel 2019, a Roma, l'assemblea straordinaria, il convegno nazionale Museo Oggi, le professioni del patrimonio culturale, formazione, esperienze e prospettive. Sono stati elaborati dei documenti dai 14 tavoli. Ovviamente l'aspetto della comunicazione e l'aspetto del digitale sono stati degli argomenti discussi, anche se ovviamente le proposte che sono state fatte sono ancora in discussione. Con la nascita del Sistema Museale Nazionale, anche in questo caso abbiamo le professionalità e le funzioni essenziali nel museo alla luce della riforma dei musei statali. Abbiamo quindi il responsabile della comunicazione, che secondo gli standard minimi deve avere una specifica competenza anche in ambiente digitale, quindi questo è importante. Gli obiettivi di miglioramento sono la formazione continua del personale addetto, ovviamente questo della formazione è un aspetto importante, come abbiamo detto, che deve essere in maniera deve essere ovviamente continua e questa grande e durante insomma questo periodo che stiamo vivendo, probabilmente abbiamo anche un'offerta formativa grazie non soltanto ai vari MOOC, ma anche ai webinar e alle diverse attività che svolte anche dai musei e promosse anche dai musei stessi che permettono che permettono ai professionisti di avere accesso a opportunità di formazione e aggiornamento. Vado avanti sulle varie professioni che sono state identificate dall'Istat, con la nascita nel 2019 degli elenchi nazionali dei professionisti competenti a seguire interventi sui beni culturali. Abbiamo nelle varie figure di antropologo, scusate, qua ci sono de delle ripetizioni, antropologo, archeo, in realtà è archeologo, demantropologo e storico dell'arte. Tutte queste professionalità hanno anche nelle loro competenze, hanno quella di dirigere musei o luoghi della cultura, curare collezioni o mostre con riferimento alle discipline di competenza. Quindi anche non si fa menzione però dell'aspetto della comunicazione in questo campo. Ritorniamo quindi dopo aver insomma, fatto un po' un quadro riassuntivo di quello che sono allo stato attuale le definizioni, le aree in cui vengono riconosciute i professionisti, anche i professionisti della comunicazione, ritorna all'aspetto delle tecnologie, di come sia necessario, vista la liquidità e la pervasività tecnologica che viviamo, come queste, e quindi il fatto che tecnologie che stiamo usando in questo momento, fra qualche anno, non si useranno più o si useranno in maniera diversa. Abbiamo visto l'evoluzione anche dei tablet dell'uso dei tablet, l'uso dello smartphone, quindi in questo caso seguire anche l'user experience è fondamentale, quindi avere anche dei professionisti che si occupano di questo è fondamentale. Quindi ovviamente è fondamentale la trasversalità.
sui processi di digital transformation, anche qua ci aiutano nel capire quali sono le competenze che sono necessarie per accompagnare questi processi, perché sono processi di trasformazione digitale. L'utilizzo del digitale all'interno, ovviamente in generale, ma visto che parliamo in ambito culturale, non è soltanto la scelta di una tecnologia, ma la scelta della tecnologia prevede una trasformazione globale che riguarda anche aspetti culturali, organizzativi, sociali, creativi e manageriali, sono dei processi che vanno insieme. Non si può scegliere una tecnologia digitale e applicarla, ma è tutto, si porta dietro tutto un insieme, per essere applicata con successo, si porta dietro tutto un insieme di processi e di cambiamenti. Quindi è fondamentale, come dicevo, che la definizione di figure professionali che si occupano di aspetti del digitale seguire la pervasività delle tecnologie, includendo in senso ampio le aree della progettazione, della realizzazione, della gestione, dell'accessibilità del sistema digitale del museo. Si parla di sistema digitale, non di tecnologie singole, come dicevo anche in precedenza, poiché la scelta del digitale devono rientrare in un piano complessivo e quanto più possibile coerente con la mission e la vision del museo stesso, quindi devono rientrare in una strategia specifica. Ovviamente ci sono diversi materiali, si lavora tanto in generale sulle professioni digitali, sulle professioni della comunicazione. Abbiamo come riferimento l'Osservatorio delle competenze digitali di Agid e il dizionario del profili di competenza per le professioni ICT del 2016, in cui rientrano anche le professioni di comunicazione. Vi ricordo il progetto MUSA, Musei del futuro, incentrato principalmente sulle professioni museali, un Erasmus Mundus, da cui è nato anche un MOOC dedicato ai professionisti, e che appunto mirato a formare, a dare delle competenze a diverse figure professionali che sono state identificate durante questo progetto. In particolare il Cultural ICT Consultant, il Digital Cultural Asset Manager, l'Interactive Cultural Experience Developer, il Cultural ICT Guide e l'Online Cultural Community Manager. Queste sono le figure identificate dopo questa ricerca. Quindi ritorniamo alle figure di cui vi ho parlato e che vi ho proposto all'inizio di questa presentazione. E nello specifico, se ci rifolgiamo, poi andiamo nel dettaglio, le professioni della comunicazione, in generale le professioni, se si cercano tra le professioni più ricercate della comunicazione, in generale abbiamo ovviamente l'addetto stampa, responsabile della comunicazione, social media manager, community manager, web content writer e il digital strategy. Queste sono le figure più ricercate in generale, non nella comunicazione museale, però per quanto riguarda la comunicazione. Per quanto riguarda attualmente i musei e comunicazione digitale, queste sono alcune figure professionali presenti nei musei italiani in maniera diversificata. Diciamo che la situazione è veramente eterogenea, dipende da museo a museo, però diciamo, in alcuni musei sono presenti queste figure professionali e non in tutti i musei sono presenti. Ovviamente il responsabile della comunicazione, il funzionario della comunicazione, questo in tutti i musei statali è presente questa figura. Il social media manager a volte è presente, a volte non è presente nei musei, non è identificato con questa figura. Il digital officer, anche in questo caso, è una figura non sempre presente, anzi si trova in poche realtà. Per esempio la Fondazione Torino Musei ha la sua digital officer, digital media curator, anche questa figura è presente attualmente in pochi musei. Mi sembra che uno dei pochi è appunto la Barberini Corsini, che ha questa figura all'interno del suo staff. Per quanto riguarda ancora le figure professionali, vi rimando al Web Skill Profiles di AIVA Italy, che è aggiornato, dove abbiamo questo, tanto, insomma, immagino che le
Le presentazioni saranno a disposizione, quindi voi vi lascio poi il link. Formazione, come si diceva precedentemente, ci sono diversi master universitari che affrontano il problema, che affrontano gli aspetti legati alla comunicazione, tantissimi MOOC Musa, ma anche vari MOOC organizzati addirittura da musei stessi. Come, per quanto riguarda, qual è la formazione del futuro? La formazione del futuro, oltre, come vi dicevo, a essere, sempre in continuo, dovrà essere caratterizzata da una flessibilità e un continuo aggiornamento, per cercare appunto di avere sempre, delle competenze aggiornate. È fondamentale, avere come riferimento, ovviamente le Digital Humanities, i vari corsi di formazione e corsi anche universitari che ormai, mi riferisco all'Università di Bologna, Venezia, anche Bari, insomma, e diverse università stanno portando avanti il discorso della formazione sulle digital humanities, quindi è assolutamente fondamentale avere questo riferimento. Com'è fondamentale avere un'ibridazione nella propria formazione, quindi non soltanto fare, insomma, rendere anche gli studenti formati dal punto di vista tecnologico, quindi attraverso le magari migliori o maggiori tecnologie digitali che vengono utilizzate all'interno dei musei, e investire sempre di più sulla trasversalità delle competenze. Questo è fondamentale. Trasversalità delle competenze, però, per non voglio creare equivoci, significa non che una figura professionale debba saper far tutto, ma che si debba ovviamente essere flessibile, assolutamente essere flessibile, no, e debba sapersi relazionare, interagire, collaborare con altre figure professionali, perché come abbiamo visto è una figura, è un mondo abbastanza complesso. Fare comunicazione non significa avere soltanto l'addetto stampa, ma insomma avere delle competenze che a 360 gradi si occupano di tutti gli aspetti che riguardano la comunicazione digitale. Nel nostro piccolo, come Commissione Tecnologie, abbiamo, per dare del supporto alla formazione anche riguardo alla comunicazione, abbiamo realizzato il glossario su digitale tecnologia, glossario che è scaricabile gratuitamente dal sito di ICOM Italia, e durante il primo periodo del lockdown, da marzo a giugno, abbiamo realizzato gli apericom affrontando le diverse tematiche che riguardano digitale e musei. Tutte le diciamo gli incontri di apericom sono presenti e sono visibili all'interno del canale YouTube di ICOM Italia. E questo è il mio contributo. Grazie. Spero di non essere andata troppo lunga. Assolutamente Anna, siamo nei tempi, grazie mille. Ricordo tra l'altro appunto che le presentazioni, così come la registrazione di questo appuntamento, saranno rese disponibili sul sito di ICOM Italia. E ricordo appunto che la chat è a disposizione, come la state assolutamente utilizzando già in maniera corretta, per scambiarci anche spunti. In questo caso, naturalmente, Anna, la tua relazione ha insomma sollevato anche domande, riflessioni sull'offerta formativa e in particolare anche sul costo magari di alcuni di questi master proprio per le professioni del digitale e quali poi siano effettivamente gli sbocchi che a fronte di costi anche importanti che si chiede di sostenere vengano offerti. Quindi questi spunti, così come anche il discorso per esempio che ci segnalava Maria Novella Spada sul fatto che, per esempio, in ambito anglosassone stiano tendendo a togliere la parola digitale e ad utilizzare experience, sono note che appunto ci teniamo un po' per la discussione finale della mattinata. Io adesso darei la parola, se è collegato con noi, ad Augusto Palombini. Anna, aiutami un attimo perché ho visto che mi hai mandato anche la sua presentazione, ma quindi c'è bisogno di un supporto da parte nostra? No, mi sentite? Buongiorno, intanto, mi sentite? Buongiorno, piacere, benvenuto. Ti sentiamo e ti Grazie. vediamo. Scusa?
Dico, ti sentiamo e ti vediamo, quindi se Perfetto. vuoi provare a... Allora, no, il collegamento è stato un po' laborioso perché non mi funzionava un PC, eccetera. Comunque vi risparmio tutta la questione, sono riuscito a collegarmi, penso, correttamente. Adesso vi condivido anche lo schermo con la mia presentazione, quindi non dovrebbero esserci problemi. Vediamo un po'. Funziona? Ancora no, ma adesso sì, perfetto. Quindi perfetto. Ti chiediamo se puoi mettere lo schermo intero. Metto lo schermo intero, certo. Allora. Intanto appunto vi ricordo che Augusto Palombini è ricercatore presso l'Istituto per le Scienze del Patrimonio Culturale del CNR. Allora, un attimo, intanto facciamo così e poi devo trovare. Ok, ci siamo? Benissimo, grazie mille. Allora, buongiorno a tutti, sì, sono Augusto Palombini dell'Istituto per le Scienze del Patrimonio Culturale del CNR. Dunque, ho intitolato questa mia comunicazione Le nuove variabili dello storytelling, perché quando diciamo abbiamo iniziato a discuterne e così a valutare l'argomento che doveva essere quanto potesse cambiare la comunicazione digitale con la sfida della pandemia, la riflessione è stata che forse non è tanto lo storytelling, le tecniche di narrazione a narrare che più o meno rimangono le stesse, secondo me anche con il digital storytelling non sono nella loro sostanza molto mutate da qualche migliaio di anni a questa parte, quanto il ruolo che la narrazione può giocare nella mutata situazione e soprattutto a prescindere da quanto questa situazione possa ancora durare, ci auguriamo il meno possibile, lasciarci un insegnamento su qualcosa che potrebbe influenzare anche la nostra vita dopo. Io sentivo proprio questa mattina alla radio che uno degli effetti dei mesi che abbiamo vissuto è stato quello di un aumento delle vendite di libri, sia in digitale sia in cartaceo. Quindi forse c'è un così c'è, fra le nel male c'è stato la possibilità comunque di recuperare un interesse per l'ascolto di storie, appunto, per la narrazione, che potremmo tenerci come tesoro di questo tempo. Che cosa è accaduto durante la pandemia? Beh, io direi che intanto c'è stato uno stimolo dell'offerta online da parte di musei e istituzioni, questo è fuori di dubbio, l'abbiamo probabilmente visto tutti, c'è stata per forza di cose la necessità di proporre dei contenuti che funzionassero al meglio, quanto più possibile. Io lavoro in un gruppo che si occupa anche di applicazioni virtuali per l'appunto per i musei e ci capita, adesso senza fare nomi ovviamente, ci capita spesso che magari come prodotto parallelo delle cose che facciamo abbiamo dei filmati, dei making of, dei materiali multimediali che normalmente mettiamo a disposizione e che non suscitano particolare interesse da parte delle istituzioni. In questo periodo ci è capitato di ricevere telefonate di musei che ci dicevano: avevate anche quel video lì, avete un altro video, avete qualche altra cosa, qualunque cosa che potesse essere messa online, perché comunque è contenuto e è un'offerta che il museo a quel punto può proporre. Di contro sono stato anche stimolato a ragionare su questo tema, questa comunicazione, dal fatto che il mio ente, il CNR, mi ha chiesto di scrivere qualche cosa, un articolo sul mutamento della scuola in questo periodo, soprattutto a riguardo di un fattore, cioè che mentre si parla molto della DAD, della didattica a distanza, di come essa ha cambiato con diciamo varie sfaccettature a seconda del contesto, il modo di fare scuola nelle diverse parti della nazione, si parla meno del fatto che c'è stato un calo ovviamente forzato dal Covid delle gite e delle attività culturali. Questo è stato, oltre alla parte didattica, è stato un limite che è stato imposto dalla situazione, quindi sicuramente si sono ridotte quelle attività esterne alla scuola, che normalmente erano parte della vita quotidiana degli studenti, insomma, che periodicamente integravano sicuramente
importante l'attività didattica. Io mi sono chiesto, dopo una serie di riflessioni, se questo è necessariamente e completamente un male. Ora, io qui vi porto tre luoghi della cultura, diciamo, tre realtà importanti come una villa palladiana, l'Arena di Verona e la Reggia di Versailles. Cosa hanno in comune, vi potete chiedere, non hanno nulla in comune, quello che hanno in comune è soltanto soggettivo, cioè sono tre luoghi che ho visto nell'ambito del mio periodo liceale, sono tre gite fatte durante il liceo, quindi ciò che hanno in comune è assolutamente soggettivo. Però l'ho posto perché a una mia riflessione mi rendo conto di quanto, pur essendo persona da sempre più o meno interessata alla cultura, diciamo, agli humanities nel senso lato, io di queste gite non ho un ricordo legato, ho sicuramente un ricordo piacevole legato al fatto di stare con gli amici, di andare fuori dalla scuola, di fare un viaggio, tutto ciò che di emozionante c'è in tutto questo, ma l'emozione puramente legata alla visita, all'esperienza artistica, alla visita dell'oggetto artistico, io non la ricordo, non è rimasta nella mia mente, come un ricordo forte, come è accaduto invece, magari per questi stessi monumenti in occasioni successive. E questo a prescindere dal fatto che i miei professori fossero persone assolutamente encomiabili dal punto di vista dell'attenzione all'educazione, all'arte e alla cultura, che devo ringraziare assolutamente. Ma quello che ritengo mancasse da parte mia era una narrazione di base, un qualche cosa che mi facesse sentire il desiderio di vedere quei posti prima di poterli vedere, che mi potesse identificare in essi un qualche cosa che vedevo come parte del mio vissuto culturale. Io credo che questa sia una cosa abbastanza essenziale e che caratterizza un po' il tempo di pandemia, cioè muovendosi meno, andando meno in giro, abbiamo più tempo per ascoltare le storie e abbiamo più tempo per riflettere, e questo mi fa venire in mente il concetto del viaggiare leggendo di viaggi, che è un concetto che viene variamente riproposto è un concetto che viene proposto da Umberto Eco. Io ricordo invece un'altra cosa molto piacevolmente, una frase di Tazzani che non sono riuscito a rintracciare, letta in qualcuno dei suoi libri, dei molti che ho avuto modo di leggere, nella quale lui diceva che nel visitare una città nuova lui evitava di fornirsi di guide, ma preferiva leggere diari e memorie di persone che avevano vissuto in quel luogo, e quindi assorbire il loro vissuto personale e rivivere quei posti, andarli a cercare con un bagaglio che era sostanzialmente narrativo. E questa è un'esperienza che in fondo penso che sia toccata a ciascuno di noi, l'idea di fare un viaggio, andare in un luogo e magari fare una digressione rispetto al programma pensato, al programma calcolato, per andare a vedere quel luogo, quel posto, quel museo, spesso perché ci siamo ricordati improvvisamente che lì c'è quella cosa che abbiamo visto, che abbiamo letto, che abbiamo studiato e via dicendo. Ora, questo fenomeno che appartiene alla nostra esperienza strettamente personale, del vissuto strettamente personale, è però un chiavistello che muove interessi culturali e anche economici sul largo spettro, e qui vi voglio fare qualche esempio forse per rendere più concreto un discorso che rischia di essere molto, molto teorico. Il caso del pendolo di Foucault, romanzo di Umberto Eco dell'88, che si ambienta per gran parte, in realtà in teoria quasi completamente, nel senso che tutto avviene in una notte trascorsa al Conservatoire des Arts et Métiers di Parigi, nel quale poi il protagonista si nasconde prima in una statua, poi nella garrita di un cannocchiale. E è curioso che in una noticella in fondo al libro, per diciamo, accrescere l'interesse probabilmente, l'editore fa menzione del fatto che successivamente all'uscita del libro la garrita della statua è stata, c'è stato un riassetto nel museo, la Statua della Libertà è stata spostata e alcuni oggetti ci sono stati dei movimenti. In realtà questo appunto sembra essere accaduto dopo l'uscita del libro, anche se si fa riferimento invece a una data che è narrata nel libro per motivi, diciamo, narrativi, per accrescere l'enfasi narrativa.
di fatto, poiché nel romanzo la gente si il protagonista si nascondeva all'interno di questa statua, è presumibile che tutta la gente che si sia riversata nel museo andasse a mettere il naso dentro quella garritta, dentro quella statua, creando forse qualche problema di organizzazione che bisognava ovviare. Comunque il sunto della questione è, in questo caso, il museo come ambientazione di un romanzo e l'incentivazione al pubblico che ne consegue all'interno, appunto, di una struttura a seguito di un evento narrativo. Più interessante è il caso che conosciamo tutti, quello del commissario Montalbano, la cui serie televisiva a valle dei romanzi di Camilleri ha fatto sì che nascesse un vero e proprio circuito turistico che ormai caratterizza tutta una parte della Sicilia. Qui vedete il municipio di Scicli, sulla destra, che è la questura, che viene trasformata in questura durante le riprese del commissario Montalbano, e la villa del boss sulla destra, che in realtà è il castello di Donna Fugata. E appunto questo è un caso in cui l'esperienza narrativa visiva di impatto fa sì che monumenti che già di per sé hanno un pregio enorme vengano tuttavia valorizzati ulteriormente sulla base del fatto che, appunto, sono sfondo di una vicenda che viene vissuta sul piano narrativo. Altro caso, quella della città nel cielo, Miyazaki, la rinascita di Civita di Bagnoregio, che era praticamente quasi in abbandono dal punto di vista turistico, è dovuta al fatto che negli anni 90, credo 80, adesso non ricordo esattamente, negli anni 80, Hayao Miyazaki crea la città nel cielo di Laputa e si ispira esplicitamente a Civita di Bagnoregio. E da un momento all'altro, in questo luogo che era abbastanza abbandonato, gli abitanti cominciano a vedere file di pullman pieni di giapponesi che vanno a vedere la città, la Civita antica, e non capiscono che cosa sia successo. E questo ha dato origine poi a tutto quello che è stato il recupero, anche insomma, a vari livelli, del sito di Civita di Bagnoregio. Da quel momento in poi, anche qui una dinamica narrativa che innesca l'esploit o il recupero del sito reale per la volontà di vederlo, addirittura vedendoci dal Giappone. Ma il caso che a me piace più citare è quello del romanzo museografico, è quello del Sorriso dell'ignoto marinaio. Vincenzo Consolo, un giornalista della RAI, diviene un famoso scrittore. Il libro che lo porta al successo nel 1976 è intitolato Il sorriso dell'ignoto marinaio, un romanzo bellissimo, devo dire, precursore per molti versi anche dei lavori di Camilleri, dell'uso di un certo uso del siciliano nella narrazione, che è ispirato al dipinto, è perniato attorno al dipinto di Antonello da Messina, ma il libro non si svolge all'epoca di Antonello da Messina, il libro si svolge nel Risorgimento, nell'Ottocento. Parla dell'Ottocento, del Risorgimento in Sicilia, dei moti rivoluzionari in Sicilia, e è un romanzo molto crudo, ma veramente molto bello, e parla delle fasi in cui si recupera questo quadro, in qualche modo, e delle vicende del suo passaggio di mano in mano e delle vicende che ne danno origine poi alla musealizzazione. Quindi in qualche senso è un romanzo museografico, è un romanzo costruito attorno a quella che poi sarà la musealizzazione del quadro di Antonello da Messina. E quello che vedete sulla destra è il museo Mandralisca, il museo di cui si parla nel romanzo e che io da moltissimo tempo vorrei andare in Sicilia a vedere. Quest'estate avevo programmato proprio una digressione a quello che doveva essere il percorso del mio viaggio in Sicilia, per andare a Cefalù a vedere il Museo Mandralisca, dopo aver letto quel romanzo e per tanto tempo averlo voluto vedere. Purtroppo, per ragioni, le stesse ragioni di cui stiamo parlando, non mi è stato possibile farlo, rimane nel cesso dei desideri. Tutto questo per dire cosa? Qual è la potenziale lezione che potremmo trarre da questo periodo? Intanto abituarci ad ascoltare o a leggere, insomma, ad ascoltare delle storie prima di vedere i luoghi.
Abbiamo avuto molto tempo per farlo, probabilmente ne avremo ancora, tutta questa fase prima o poi finirà, però da un punto di vista di utenti questo potrebbe essere, questa è sicuramente una buona tecnica per vedere in maniera più consapevole i luoghi. Dal punto di vista di operatori di questo settore potremmo pensare a un salto culturale, che è quello di non narrare il museo, ma di narrare con il museo, di narrare con gli oggetti del museo. Cosa voglio dire? Da qualche tempo, e tutti insomma lì come in prima linea in questa operazione, si sottolinea l'importanza di un nuovo approccio alle realtà museali, di un nuovo approccio anche come figure professionali. Anna Maria Marras nell'intervento precedente ci ha illuminato da questo punto di vista sulle figure, sulle dinamiche necessarie per un approccio più comunicativo. Dovremmo cercare di fare anche un salto concettuale, cioè una volta che si riesce a trovare il modo di narrare, di avere un approccio di storytelling, pensare che quello che può far scattare delle chiavi cognitive e emotive efficaci non è tanto il raccontare il museo in sé, ma rendere il museo una miniera di elementi, ciascuno dei quali può essere messo a disposizione di narrazioni esterne, di operazioni narrative che su esse possono essere costruite, di modo che la gente si chieda: ma dove sta quel pezzo, dove sta quell'oggetto, dove sta quel luogo, e provi desiderio di andarlo a vedere, di andarlo a visitare. Utilizzare la narrazione metto come strumento di branding alternativo. Che cosa voglio dire? Ormai è acclarato dagli studi di Antinucci in poi che il disequilibrio che c'è fra i grandi musei e i piccoli musei in termini di visitatori, il numero di visitatori, questa grande disomogeneità che c'è che concentra il pubblico in pochi grandi musei, sia legata spesso molto a una questione di brand. Ma se noi ci fermassimo a questa osservazione sarebbe abbastanza disarmante, perché non è che ci sarebbe molto da fare. Il fatto che Ercolano abbia un decimo dei visitatori di Pompei, se dipende dal brand, ci si può fare poco, perché il brand Pompei è sedimentato da tre secoli. Non è che uno se lo inventa dall'oggi al domani. Ecco, però un modo alternativo di fare branding è proprio questo, è rendere i propri luoghi in qualche modo oggetto di narrazioni potenti che le coinvolgano, e quindi penso appunto a Vacanze Romane, che ha dato origine a tutto ciò che è stato il fenomeno di turistico esploso a Roma negli anni 50 e 60, che è qualcosa di enorme, e che tutto sommato ovviamente non sarà stata solo responsabilità del film, ma vi ha portato sicuramente un elemento fondamentale, una mitologia che si comincia a costruire sul piano narrativo. Attenzione, l'ostacolo è che questa operazione è sostanzialmente esterna all'istituzione, cioè i vari Miyazaki, Eco, Camilleri, Consolo, sono degli artisti che vivono a prescindere dal museo e a prescindere dalle istituzioni, quindi è difficile per l'istituzione guidare questi processi, però è possibile agevolarli in qualche modo. E qui vengo a un attimo. Mi sa che ho saltato. Ho saltato una slide, comunque ve la racconto, che era l'esempio ormai trito ritrito, se vogliamo, del Rijksmuseum, e del fatto che abbia messo a disposizione le immagini ad alta risoluzione, il materiale ad alta risoluzione per le riproduzioni dei propri oggetti per qualunque utilizzo, anche dal punto di vista dell'utilizzo a fini di lucro. Questo esempio del Rijksmuseum viene spesso proposto come in favore dell'affermarsi degli open data e di un certo tipo di apertura, tema che io sposo completamente ovviamente, però attenzione a non guardare il dito al posto della luna, cioè quello che tengo a dire è che quello è uno strumento, come ce ne possono essere anche altri, per mettere a disposizione, per agevolare da parte dell'istituzione la creazione di operazioni narrative esterne ad esso, perché non è fondamentalmente l'istituzione che può fare queste cose, ma l'istituzione le può agevolare.
le può agevolare mettendo a disposizione i propri materiali, le può agevolare attraverso le film commission, le può agevolare con nuovi tipi di politiche dal punto di vista della promozione culturale. Ecco, il punto è far sì che il museo diventi anche uno strumento di una sorta di miniera di spunti, di elementi e di materiali per chi poi costruirà queste operazioni narrative. E questo forse è uno dei volani più interessanti che possiamo immaginare per il futuro, ed è uno delle riflessioni che forse ci può aver lasciato l'esperienza che abbiamo vissuto, che ci auguriamo che finisca prima possibile dal punto di vista della pandemia. E con questo vi ringrazio. Grazie a te Augusto, veramente che un'ispirazione incredibile. Peraltro devo confessare pubblicamente che non sapevo che La città nel cielo di Miyazaki, che adoro, fosse ispirata a Civita di Bagnoregio, quindi ti sarò eternamente grata per questa cosa. E vedo appunto alcune note in chat, come ci siamo detti le teniamo tutte per dopo. Intanto grazie per la partecipazione attiva. Grazie e a questo voi. Punto veramente bello averti avuto, e resta con noi, mi raccomando, anche fino alla fine della mattinata per la tavola rotonda. E passerei invece la parola a Chiara Boracchi, giornalista e autrice del libro Branded Podcast, dal racconto alla promozione, come dare voce ad aziende e istituzioni culturali. Chiara, se vuoi condividere tu il tuo schermo. Sì, arrivo. Oh mamma mia, arrivo subito. No, bene. Ok, vedete la presentazione? Perfetto, se puoi metterla in modalità appunto presentazione, così la vediamo a schermo intero. Aspetta. Guarda, vai sul menu del PowerPoint dove vedi presentazione. Aspetta, che sono veramente... Partendo da sinistra, eccola lì. Qua, ok, prendo il da dall'inizio. Sì, ottimo, a te la parola. Si vede? Ok, allora grazie a tutti, buongiorno. Io intanto voglio ringraziare Augusto Palombini perché mi ha dato veramente una serie di spunti da integrare nella presentazione, perché in realtà tanti dei temi di cui ha parlato e dei bisogni anche di cui ha parlato vengono soddisfatti proprio dai podcast, quindi capita veramente a fagiolo, come si suol dire, per quanto riguarda questa presentazione. Allora, la riscoperta del podcast e delle sue potenzialità. Come forse sapete, insomma, noi di Archeostorie ci abbiamo ragionato parecchio. Dopo aver ragionato appunto di storytelling e musei, siamo passati a scegliere uno strumento che è lo strumento del podcast. Perché i podcast? Allora, iniziamo a capire che cos'è un podcast. Probabilmente molti di voi lo sanno, però una rinfrescatina non fa male. Un podcast è un contenuto audio inedito che può essere scaricato o ascoltato online. Secondo appunto IAB, Interactive Advertising Bureau, che raccoglie circa 600 aziende in Europa e Stati Uniti, e Ipsos, che come sapete è una società di ricerche di mercato. Etimologia della parola podcast è pod e cast, cioè pod, personal on demand, e cast, che significa trasmettere e distribuire. I podcast come nascono? Nascono come costola della radio, e nascono con l'avanzamento delle tecnologie. Ecco, una cosa di questo tipo, un podcast 20 anni fa sarebbe stato qualcosa di impensabile. Il boom che ha avuto anche questo medium, che è reso possibile proprio grazie all'avanzamento delle tecnologie digitali, nasce come costola, mi sentite? Nasce come costola della sì? Ti sentiamo bene? Ah, ok, perfetto, perché io ho sentito rumori strani, ok. Nasce come costola della radio e nasce per fruire dei contenuti della radio, quindi dei programmi radio, anche appunto dopo la messa in onda. Con il tempo però i podcast si sono slegati da questa logica e sono nati dei contenuti che sono
realizzati appunto solo per essere ascoltati on demand con stili e generi propri. Parlando di podcast, dobbiamo distinguerli, noi di solito li distinguiamo in base a diversi, al genere, quindi crime, per esempio Veleno, un podcast crime, di storia, come non citare Bistory di Andrea W. Costellanza, Storia d'Italia di Marco Cappelli, poi ci sono i podcast Costume e Società, Informazione. In realtà proviamo a distinguerli in base alla forma, che è più interessante e mi permette poi anche di collegarmi con il discorso che ha fatto Augusto Palombini. Studiando i podcast emergono tre macroforme, quella dell'audioblog, quella della radio on demand e quella del podcast narrativo. Audioblog è, diciamo, apro il microfono e parlo fondamentalmente, quindi è molto più simile a un flusso di coscienza. I rischi quali sono? Ci vuole una grandissima capacità di improvvisazione. Se parliamo di comunicazione museale, ci vuole una enorme conoscenza del tema, perché si rischia davvero di divagare, di non toccare i temi che dovrebbero essere toccati e di impoverire moltissimo il contenuto. Poi c'è la radio on demand che somiglia a tutti gli effetti a un programma radiofonico, quindi diciamo è quel tipo di podcast che prende più spunto dalla radio, è un podcast di intrattenimento e informazione con uno o più conduttori e tendenzialmente con un taglio giornalistico. Questo perché può essere interessante per un museo? Beh, sicuramente perché podcast con taglio giornalistico è un podcast magari di interviste, comunque può fornire informazioni sul museo, ma anche diciamo, dare la possibilità di dialogare con importanti professionisti. Quello su cui però, anche come gruppo di archeostorie, noi poi ci siamo soffermati maggiormente, è quello del podcast narrativo, e qui mi collego appunto all'intervento di Palombini. Allora, un podcast narrativo, appunto, come dicevo prima, la logica del podcast è molto cambiata negli ultimi, soprattutto nell'ultimo decennio. Un podcast narrativo è un podcast con una struttura e concezione specifica. Le voci narranti possono essere una o più di una, può essere un racconto reale, quindi perché no? Per esempio, appunto, prima Augusto Palombini citava i diari di viaggio, i diari di personaggi che avevano visitato realmente determinati luoghi, quindi può essere appunto un racconto reale o fiction di durata uniforme e consapevole. La caratteristica anche di questo tipo di podcast è la serialità. Immaginatevelo come una Netflix, ma per l'audio e con un utilizzo di musiche e suoni ragionato. E diciamo. Ragionando sui podcast, lo abbiamo definito il podcast propriamente detto. Io poi ho voluto appunto fare un piccolo appunto e scrivermi questa citazione che appunto di Andrea W. Costellanza che si trova per l'appunto nel libro. Lo scrittore, il drammaturgo, lo sceneggiatore, il giornalista, persino il musicista devono convivere nell'autore di un'opera i cui protagonisti sono la voce, le parole, i suoni al servizio di una storia. Va da sé che per realizzare un contenuto di questo tipo, io inizialmente l'avevo dato un po' per scontato, però evidentemente scontato non è. Per realizzare un contenuto di questo tipo ci vuole chi lo sa fare, cioè se appunto lo scrittore, il drammaturgo, lo sceneggiatore, il giornalista devono convivere in un unico personaggio o devono essere un team di persone evidentemente che raccontano una storia, che utilizzano il museo come luogo
diciamo, da utilizzare come spunto per creare tante storie, ci vuole chi le storie le sa raccontare, quindi diciamo, tra le professioni museali, quella dello storyteller dovrebbe essere, a mio avviso, dello storyteller che ha però anche competenze nell'ambito dell'audio, dovrebbe essere sicuramente presa in considerazione. Ora, quali sono i vantaggi dei podcast? Sono diversi. Quello del contenuto, perché lo abbiamo già detto, i podcast raccontano storie. Quindi non sono semplici descrizioni di oggetti e luoghi, ma possono raccontare davvero tante storie che riguardano il museo, ma non solo. Autenticità e coinvolgimento. Questo è diciamo, uno dei punti di forza di tutti i podcast, in particolare dei podcast narrativi. Il podcast è un medium molto intimo e anzi l'efficacia dello storytelling diciamo dipende anche da quanto viene raccontata in maniera autentica una storia. Questo crea un legame tra narratore e ascoltatore che è importantissimo per far passare messaggi, concetti e valori. E questo proprio questa caratteristica che diciamo viene già utilizzata da chi produce branded podcast, in realtà può essere benissimo sfruttata per realizzare il podcast di un museo, per far affezionare quindi i visitatori al museo, per creare appunto un legame tra l'ascoltatore e il narratore, che in questo caso narra storie legate al museo. E poi appunto il podcast narrativo è immersivo, ci immerge in un mondo che in qualche modo è solo nostro. Il vantaggio dell'utilizzo dell'audio qual è? È quello che diversamente dal video noi ascoltiamo la storia ma non la vediamo e quindi la nostra immaginazione è costretta a compensare. Questa compensazione in realtà ci rende parte in qualche modo del medium stesso e quindi in qualche modo siamo co-creatori della storia. Questa co-creazione diventa poi fondamentale per creare questo legame tra ascoltatore e narratore. Sempre pensando al periodo. Al periodo che stiamo vivendo, io ho segnato tra i vantaggi del podcast anche portabilità e sicurezza. Portabilità, beh, questo è uno dei vantaggi, insomma, che ha il podcast perché appunto utilizza un solo senso, che è quello dell'udito e ci lascia liberi di guardare, liberi di vedere. Il museo si integra perfettamente nelle attività della nostra vita, ci permette in qualche modo di vivere il multitasking, e quindi banalmente di vedere il museo, di vedere i luoghi senza impedimenti, ma allo stesso tempo sicurezza. Perché? Perché i podcast si possono fruire dai propri device. Allora, come forse sapete, sono diverse le app che permettono di ascoltare podcast. Ci sono appunto le app su cui vengono fisicamente caricati i podcast come Spreaker o Anchor, ma in realtà poi i podcast vengono distribuiti su canali che sono poi ascoltatissimi come Apple Podcast, Google Podcast, piuttosto che Spotify, che adesso forse è anche il più importante. Quindi sono, diciamo, in questo periodo di Covid, quando riapriranno i musei, avere un podcast, scegliere tra un podcast e un'audioguida, propendere per il podcast forse garantisce maggiore sicurezza, diciamo, per i visitatori.
Io ho segnato anche tempi di ascolto lunghi perché, e questo è importante per quali tipi di podcast, per i podcast narrativi, perché appunto secondo i dati Ipsos il tempo di ascolto medio di un podcast è di 23 minuti. Quante cose si possono raccontare in 23 minuti? Davvero tantissime. E questo è molto interessante perché ci dice che le persone hanno fame di storie e hanno voglia di ascoltarle, e hanno voglia di ascoltarle per tanto tempo. Ultimo vantaggio per il museo, i costi. In realtà i costi per la realizzazione di un podcast di buona qualità sono relativamente bassi. Sono relativamente bassi perché? Perché servono fondamentalmente un buon microfono e qualcuno che sappia fare un montaggio, un buon montaggio audio, ma sono sicuramente costi inferiori al video piuttosto che a altri tipi di tecnologia. Ora, sarà sicuramente sorta una domanda che appunto faccio soltanto a questo punto della presentazione. I musei l'audio ce l'hanno già, è vero, i musei l'audio ce l'hanno già e sono le audioguide. Anzi, in realtà prima delle audioguide c'erano i totem, qui ne vediamo uno di Assisi, e quindi la domanda che potrebbe sorgere è: che bisogno c'è dei podcast se ci sono già le audioguide? Un po' abbiamo già risposto, diciamo, durante la prima parte della presentazione. Banalmente perché l'audioguida tende a descrivere pezzo per pezzo il museo, mentre il podcast dà più libertà. Ora, è vero che ci sono degli esperimenti di audioguide che introducono i principi e i concetti dello storytelling per narrare i reperti o per narrare i luoghi attraverso le storie. È anche vero che il podcast può fornire delle esperienze in più e dei nuovi percorsi e dei nuovi punti di vista. Voglio fare un paio di esempi, giusto per non rimanere soltanto nella teoria. Mi sono segnata due case history, due esempi. Uno di questi esempi è Liberi d'Entrare. Liberi d'Entrare è un podcast realizzato per i musei civici di Varese da Sebastian Paolo Righi, che tra l'altro è coautore e co-creatore del podcast Bistori. L'obiettivo qual era? Quello di abbattere le barriere fisiche, ma anche sociali e psicologiche, e di invogliare gli abitanti della città di Varese a entrare nei propri musei, che sono musei in dimore storiche, molto belle, ma spesso ignorate. Che cosa ha fatto Righi? È diventato un narratore alleato. Che cosa vuol dire? La sua strategia è stata quella di seguire alcune guide museali e di andare a vedere soltanto alcune opere e di farsi raccontare aneddoti e curiosità riguardanti quelle opere e basta, proponendo dei percorsi alternativi e prendendo anche posizione. Raccontando quindi anche, beh, perché poi è questo che fa lo storyteller, cioè quando si racconta una storia si racconta un'interpretazione. È stata un'audioguida? No, in realtà è stata anche un'audioguida, ma molto di più, nel senso che è vero che per quanto riguarda alcuni dei musei di Varese il podcast è stato più scaricato e più richiesto dell'audioguida. La cosa interessante di questo progetto, che tra l'altro andrà avanti e ci sarà appunto una stagione nel prossimo futuro, è stato che ha coinvolto molti giovani che si sono identificati con Sebastian e quindi hanno, diciamo, hanno riconosciuto nella sua voce anche la propria voce in qualche modo.
è stato quindi un esperimento di audience development ben riuscito e è riuscito a offrire un servizio in più ai visitatori abituali e ad avvicinare molti visitatori che sono stati appunto che prima non si erano avvicinati. Leggo un attimo quali sono stati i riscontri del progetto. Rispondo giusto un attimo a questa domanda. I riscontri del progetto li sta ancora raccogliendo, se va San Paolo Righi, nel senso che ci sono delle statistiche in questo momento che riguardano gli ascolti e i download, ma diciamo i riscontri sono ancora in fase di raccolta. Quindi essendo questo anche un progetto accademico, credo che più avanti ci saranno ulteriori sviluppi. Ecco. La seconda case history che affronterò più brevemente è quella di 7 minuti, che è un podcast realizzato da Alessandro Fedrigotti per il Muse di Trento. Mi ricollego all'intervento precedente, questo podcast prende spunto dal museo, ma non parla del museo. È un podcast fatto col museo, nel senso che 7 minuti sono appunto storie sulla linea del tempo, il sottotitolo, prende spunto da qualcosa che c'è all'interno del museo e poi cerca di raccontare il territorio in cui è inserito il museo, ampliando queste storie. Questo è interessantissimo perché risponde, diciamo, a quel bisogno di cui si parlava prima, cioè il bisogno di avere prima delle storie che mi invogliano ad andare al museo. E Alessandro è riuscito assolutamente a centrare questo obiettivo. Quindi, in conclusione, il podcast non è un banale sostituto dell'audioguida, può anche in alcuni casi essere utilizzato in sostituzione dell'audioguida, ma più spesso dovrebbe integrarsi con la strategia di comunicazione del museo. In questo periodo di lockdown è sicuramente può essere sicuramente utile per invogliare le persone ad andare al museo non appena i musei riapriranno, può servire per acquisire nuovo pubblico, può servire a dare anche servizi aggiuntivi, spunti aggiuntivi e raccontare storie che di solito non vengono raccontate e quindi anche, come dire, dare un qualcosa in più a chi già i musei li frequenta e vuole qualcosa di nuovo. E poi, appunto, l'abbiamo già detto, per far sentire la propria presenza a museo chiuso. Bene, io vi ringrazio, appunto, ricordo i contatti di Archeostorie e vi ringrazio per l'attenzione. Chiara, grazie a te, veramente bellissimo. Vedo anche appunto i commenti in chat altrettanto entusiasti. E io credo che andrebbe fatto provare a tutti l'esperienza del podcast, l'esperienza di ascoltarlo, perché forse siamo un po' reticenti, no? Immagino anche sul discorso dell'attenzione, forse la paura di non riuscire a dare attenzione. Eppure nel momento in cui si inizia ad ascoltare una narrazione, come dicevi tu, solamente in audio, le suggestioni e la capacità di immaginare sono veramente potenti. Ecco, questo è il termine che mi sembra corretto utilizzare. E quindi spero che anche la tua presentazione aiuti veramente a capire che anche come barriere invece all'ingresso dell'utilizzo di questo format sono basse, perché come dicevi si possono fare dei prodotti professionali anche con un impegno economico contenuto, e credo che questi siano messaggi molto importanti da portare a casa. Io mi scuso perché ancora non ho letto il tuo libro, ma sono certa che lo farò benissimo. Guarda, figurati, appunto noi nel libro Branded Podcast abbiamo parlato proprio di questi temi e abbiamo cercato, appunto il libro è stato fatto
fatto da me, ma ci sono 9 contributi in tutto, si tratta del terzo libro di archeostoria. Prima appunto dicevo abbiamo ragionato dei mestieri dell'archeologia, poi abbiamo ragionato di storytelling e poi come applicare lo storytelling in concreto. Abbiamo scelto un mezzo che è appunto quello del podcast. E insomma, la cosa interessante è che questi contributi, alcuni di questi contributi vengono anche da chi realizza per abitudine branded podcast, e la cosa interessante di cui ci siamo rese conto io e Cinzia Dalmaso, la direttrice di Archeostorie, e che appunto dopo modererà la tavola rotonda, è che effettivamente la cosa importante è che non, diciamo, il fatto che non ci sia differenza tra un branded podcast e un podcast per un museo, qual è? È il fatto che sia il branded podcast che deve parlare dei valori di un'azienda, sia il podcast del museo che dovrebbe parlare dei valori del museo, appunto, seguono le stesse logiche, e quindi il ragionamento che noi abbiamo fatto in questo libro è esattamente questo, con appunto tantissimi spunti, e anzi spero che insomma possa essere utile per tutta la comunità museale. Assolutamente. Chiara, ti invitiamo a rimanere per la tavola rotonda. Mi fa piacere che tu abbia appunto già introdotto Cinzia Dalmaso, direttrice di Archeostorie, a cui chiedo di accendere telecamera e microfono, così come anche gli altri partecipanti alla tavola rotonda. Intanto Cinzia, a te la parola. Eccomi, grazie Barbara, buongiorno a tutti. Sono già stata più che presentata a questo punto, insomma, anche se il mio compito in questo momento è quello un po' di dirigere il traffico, diciamo così, perché lo devo dire, Barbara ci ha dato delle istruzioni così precise e così puntuali che non possiamo sgarrare. Quello dobbiamo fare e quello faremo. Allora, innanzitutto vi presento i relatori di questa tavola rotonda, i partecipanti a questa tavola rotonda. Barbara li ha messi in ordine alfabetico e io mantengo l'ordine alfabetico perché mi pare anche un ordine logico, insomma. Ecco, e quindi vado avanti. Allora, partiamo da Alessandro Gaballo. Dunque, io adesso vedo solo una faccina qui con noi. Ci sono anche, ci siamo tutti, ragazzi? Allora, Cinzia, c'è un Ah, ecco, trucco. benissimo, vedo Nella parte Sandra. alta, ti suggerisco questo, nella parte alta puoi visualizzare solamente le fotocamere attive, e così non vedi tutti i quadratini piccolini e non vedi solamente te che stai Vai, che guardando, ma meraviglia! vedi noi che stiamo partecipando con la fotocamera. Ecco, ci siamo. Bene, bene, ho imparato. Grazie. Allora, partiamo da Alessandro Gaballo perché restiamo in casa, insomma, in casa ICOM. Finora abbiamo parlato di ICOM Italia, però ICOM International, sede di Parigi, rappresentata tra l'altro da un mio concittadino, il che mi fa molto piacere. Abbiamo scoperto di essere stati allo stesso liceo, io parecchi anni prima di lui, ma non importa. Allora, Alessandro si occupa di comunicazione per conto di ICOM International e quindi insomma, ICOM International realizza sondaggi come quello che Barbara un po' ci ha raccontato, e non solo sulla comunicazione, ma sul comportamento dei musei in generale, periodicamente. E quindi ci darà un po' un'idea dei trend sulla comunicazione digitale dei musei a livello internazionale. Sandro Garrubbo, responsabile comunicazione e marketing del Museo Salinas di Palermo. Ecco, lui, come molti di noi sanno, insomma, ha fatto una specie di lockdown prima del lockdown perché aveva un museo chiuso. Il museo ha riaperto dopo anni di restauri nel 2016, a luglio 2016, e quindi Sandro si è trovato a dover far conoscere il museo mentre era chiuso a un pubblico che l'ha sempre seguito molto poco. È un museo splendido, però anche prima della chiusura era seguito molto poco. In più, poi, durante il lockdown ci ha deliziati con Casa Salinas, che è stato molto divertente. Poi abbiamo Leonardo Merlini, voce
e volto, diciamo, anche di Radio Gamec, che credo non abbia bisogno di presentazioni. È la radio, insomma, in realtà sono delle dirette Instagram che il Museo d'Arte Contemporanea di Bergamo ha realizzato durante il lockdown, iniziando solo qualche giorno dopo quell'immagine di tutti i camion che passavano per le vie di Bergamo portando appunto i cadaveri dei morti per Covid che tutti noi conosciamo. È stato insignito dall'UNESCO come buona, insomma è stata dichiarata una delle migliori pratiche, non solo buone pratiche a livello internazionale di comunicazione durante il lockdown, e credo che i meriti ce li abbia tutti, e Leonardo poi ci spiegherà anche perché. Last but not least, Alessandro Rubini di Meet the Media Guru, che è appunto è stata questa serie di incontri che si svolgono ormai da diversi anni, li abbiamo seguiti un po' tutti, abbiamo seguito tutti i guru, adesso si è trasformato in un centro di ricerca e di comunicazione con una sede fisica, tra l'altro anche in centro a Milano, per diffondere la cultura digitale, che è un tema molto importante, perché il digitale, lo sappiamo tutti noi, lo diciamo anzi tutti noi, che non è solo uno strumento, non è una tecnica, ma oramai è un modo di essere, un modo di pensare, un modo di vivere, ha cambiato la mentalità e il modo di vivere di tutti noi. Lo diciamo, ma lo mettiamo in pratica molto poco. Ecco, Alessandro è uno di coloro che cerca di, diciamo, di spingerci a cambiare mentalità. Però si presenteranno loro stessi, ci racconteranno qualcosa loro stessi e ci racconteranno anche un po' di riflessioni a seguito, diciamo, del lockdown e delle esperienze che tutti noi abbiamo seguito. Quindi continuiamo, riprendiamo il nostro ordine alfabetico. Alessandro Caballo, cosa bolle in pentola a livello internazionale? Buongiorno a tutti, grazie Cinzia dell'introduzione e a ICOM Italia di aver organizzato questa mattinata di confronto. Provo a condividere. Okay. Scusa se ti interrompo, quello che non ho detto è che ragazzi abbiamo pochissimo tempo, quindi poco più di 5 minuti a testa vi concedo. Ok. Sarò brevissimo. E inflessibile. Allora, quello che presenterò oggi sono quindi le azioni che ICOM International ha svolto a supporto della comunità museale e in particolare in ambito digitale, e ancora più in particolare le due indagini quindi che abbiamo svolto per monitorare l'impatto della crisi sui musei, un po' come riprendendo quello che ha fatto Barbara a livello italiano, ma quindi a livello internazionale. Ci siamo mossi secondo quattro direttrici principali, quindi la redazione di linee guida per i musei e la raccolta di buone pratiche su quanto stava venendo fatto dai musei a seguito del lockdown, l'organizzazione di webinar e di conferenze, quindi momenti di confronto tra professionisti e di discussione sulle prospettive future, campagne di comunicazione come quella già citata da Barbara, Museums and Chill, ma anche l'aver spostato la giornata internazionale dei musei online, ottenendo tra l'altro un tasso di engagement e di partecipazione mai visto prima, anche visto il tema, comunque diversità e inclusione, che erano delle tematiche molto calde che poi sono esplose poche settimane dopo INB con il movimento Black Lives Matter. E poi, in particolare, l'oggetto di questa brevissima presentazione, le due indagini che abbiamo svolto per monitorare l'impatto della pandemia sui musei, non solo nel digitale, ma nel complesso delle loro attività. Quindi le due indagini, la prima è stata svolta tra aprile e maggio di quest'anno, e la seconda invece a inizio dell'autunno, con una terza prevista a sei mesi di distanza, quindi un anno dopo la prima, con l'obiettivo quindi di monitorare individuare i principali fattori di rischio per i musei e monitorare l'andamento della crisi. Come detto, in ambito di comunicazione digitale, quindi come i musei stavano rispondendo alla crisi,
ma anche la situazione per i musei e il personale, quindi quale percentuale dello staff fosse stata messa in cassa integrazione o licenziata, che percentuale lavorasse da casa o meno, come veniva mantenuta la sicurezza e la conservazione delle collezioni, tenendo conto del fatto quindi che gran parte dello staff non lavorava al museo in quel momento, e anche l'impatto economico sia per musei che professionisti freelance. Come per i comitali abbiamo visto un abbassamento della partecipazione per la seconda indagine, anche a causa della riapertura dei musei, quindi sono numeri da prendere un po' con le pinze, perché considerato che la popolazione di riferimento erano i musei mondiali, non sono numeri enormi, ma danno comunque un'idea di dove stiamo andando. Quindi quello che abbiamo visto, già stato detto e ridetto, a seguito della pandemia abbiamo visto un'esplosione delle attività online, un aumento esponenziale, con moltissimi ottimi esempi, e altri musei che si sono trovati invece decisamente più in difficoltà. Questo perché? Perché la crisi ha sicuramente messo in luce delle debolezze strutturali del settore culturale in Italia, ma come nel mondo, soprattutto in termini di risorse, di competenze e di infrastrutture che le istituzioni culturali possono dedicare alle attività digitali. Basti pensare che appunto dei partecipanti meno del 22% ha dichiarato di avere una persona dedicata alle attività digitali a tempo pieno. Nonostante queste difficoltà, comunque le attività digitali per i musei sono continuate ad aumentare. Abbiamo visto un aumento ulteriore anche tra le due indagini, in particolare dei nuovi canali che sono stati attivati, e vorrei sottolineare appunto come il 28% dei musei abbia avviato e incrementato processi di digitalizzazione delle collezioni, come il 36,5% abbia incrementato o avviato dei programmi di apprendimento, dei corsi online, e come quasi il 45% abbia invece incrementato o attivato nuovi canali social. Ovviamente, come già detto, con risultati molto diversi a seconda delle risorse disponibili. Ma a prescindere dai risultati, sicuramente questa crisi ha spostato la percezione del mondo digitale per i musei, esacerbando, come già detto, delle criticità che già esistevano, ma anche accelerando dei processi già in atto. Possiamo vedere appunto come il 75% dei partecipanti pensino di aumentare l'offerta digitale o di ripensare la strategia. Tuttavia va anche sottolineato come a questo non corrisponda un aumento di personale, di budget, certo dovuto alle difficoltà economiche che devono affrontare i musei, ma comunque è necessario ricordare che appunto per un aumento, un ripensamento della strategia digitale è anche necessario un incremento delle competenze o delle risorse. E per fortuna ci siamo noi, come ICOM Italia, a supporto della comunità museale, e sul nostro sito potete trovare le risorse che abbiamo sviluppato finora, e ne approfitto anche per un po' tirare acqua al nostro mulino per dire che ieri abbiamo lanciato ufficialmente la campagna per IMD 2021, spero parta, sì, che appunto il futuro dei musei, Recover and Reimagine, quindi vuole essere una piattaforma di riflessione condivisa con digitale come perno, ma ovviamente riferito a tutte le sfide che i musei dovranno affrontare nel futuro, per ripensare il museo a seguito di questa crisi. Bene, grazie mille Alessandro, anche per essere stato nel tempo richiesto, perfetto. Allora seguiremo tutti con interesse anche e parteciperemo, diciamo, a questa riunione e ripensamento dei comportamenti digitali. Passiamo subito la parola a Sandro Garrubbo, che vedo, ci sei Sandro? Pronto, eccolo, presente. L'artefice del successo mondiale del Museo Salinas, giusto? Che diciamo?
Ho detto successo mondiale perché veramente è stato oggetto di tesi di laurea, di riflessioni, se ne è parlato veramente in tutto il mondo di questo. Ok, ti correggo, non è così. Sì. Eccolo, pronto, ecco. Vai, vai Sandro. Sì, ok, vado velocemente perché devo raccontare 6 anni, volevo fare un excursus tra le due esperienze. Hai 5 minuti, solo... Sì, volevo solo dirti che no, il successo è dovuto a, come dimostrerò, non tanto al mio operato, ma un discorso di comunità, quanto sia importante il coinvolgimento delle comunità in una situazione di rinascita come in questo caso. Partiamo da questa situazione, per chi non la conosce, scusate, ok, questa era la situazione di partenza, faccio una breve storia, eravamo nel 2014 agli inizi, e noi partiamo da questa situazione qui. Il più antico museo della Sicilia si trovava intubato in questa maniera. Non aveva, come diceva Cinzia prima, mai avuto una comunità di riferimento se non, diciamo, gli studiosi e le annoiate scolaresche. Quindi volevamo ribaltare questa immagine di un polveroso museo archeologico a trattore di acari, come può essere nell'immaginario di qualcuno, ma volevamo portare questo esempio, e voleva essere anche una sfida, di come un museo chiuso poteva anche diventare vivo pur essendo chiuso e non pur essendo da 4 anni chiuso. Quindi questa era la condizione di partenza. Da 3 anni chiuso non c'era una data di apertura, ma non c'era neanche un budget da spendere. L'unica arma che avevamo per costruire comunità era, diciamo, utilizzare i media sociali in una modalità strumentale, cioè finalizzati appunto a costruire una comunità di persone appassionate. Per fare ciò non ci ha spinto il Covid, ma delle motivazioni interne. Questo, diciamo, è il punto in cui spesso si trovano molte realtà pubbliche italiane. Cioè, da una parte a sinistra ci sono i misoneisti, no? Quelli che dicono da noi si è sempre fatto così e non si deve cambiare. E a destra ci sono quelli più propensi ad un'attività di innovazione. Su questo concept poi noi ci abbiamo costruito una strategia di comunicazione. È chiaro che per fare tutto questo ci vuole un preciso indirizzo da parte della direzione di allora, indirizzo che continua ancora oggi con la nuova direzione, non è cambiato niente. Quindi noi da qui incominciamo a studiare una strategia di comunicazione, eravamo chiusi per restauri, però ci piaceva veicolare l'immagine che incominciavamo ad aprirci, ed eravamo aperti per vocazione. Quindi vedete, inquadrando tutto questo in un periodo storico preciso, che è il 2013, in cui non si potevano ancora fare foto neanche dentro i musei, pensate quanto sia dirompente un'immagine di questo tipo. Anche l'utilizzo di questi colori pastello dietro, che crea anche questa componente empatica non indifferente per l'archeologia. Quindi questo diventa il nostro, diciamo, manifesto programmatico, e parallelamente anche puntare tutto quanto sullo storytelling, quindi le storie tutti noi e l'hashtag. Ci tengo e con orgoglio ci piace sottolineare che è stato creato quando ancora Snapchat non aveva neanche fatto le storie che poi saranno copiate da Instagram. Quindi puntiamo sullo storytelling e incominciamo a raccontare le collezioni. Qual è, visto che ci occupiamo di comunicazione, qual è, diciamo, il segreto? Il segreto è usare linguaggi nuovi su mezzi nuovi. Più siamo chiari, più la nostra comunità diventa eterogenea. Purtroppo questo è un aspetto che non sempre viene messo nella giusta prospettiva. Quindi cambiamo i linguaggi, usiamo dei linguaggi più accessibili e ribaltiamo un paradigma. Cioè l'archeologia non è cosa per pochi, ma diventa accessibile a tutti. Questo linguaggio comporta anche la creazione, come dicevo prima, di una comunità che all'inizio parteciperà sui social, poi, come vedremo, con un'apertura parziale di pochi metri quadri, 2 salette, di 250 metri quadri rispetto a un'estensione di 5.000 metri quadri. Sandro, ti prego di sintetizzare, per cortesia. Sì, vado subito al sodo, e quindi i risultati che riusciamo a produrre per quel lockdown di 2 anni e mezzo sono questi. Riusciamo a mettere piede a più persone in 250 metri quadri, quindi in una modalità comunicativa, rispetto alle 40.000 che solitamente transitavano quando il museo era tutto aperto, ma
era in modalità autistica. Questo però è una metrica di, diciamo, di vanità, ma quello che più ci interessa è che questa comunicazione ha creato una comunità che poi ha partecipato attivamente alle attività del museo, e in particolare sulla comunicazione. Non eravamo fotografi né grafici, e li abbiamo trovati pescando nella rete, che sono offerti anche loro mandandoci dei messaggi direttamente sul Messenger. Quindi vedete come tutto questo diventa una cosa partecipata. Dopodiché tutto procede bene fino a che arriva una viralità che nessuno aveva previsto, cioè quella di quel tragico 8 marzo, per cui i musei chiudono e noi ripiombiamo, diciamo, in una situazione che già avevamo visto. Cosa facciamo? Chiudiamo per precauzione questa volta, quindi attenzione anche nei linguaggi sotto questo aspetto, e ci facciamo venire un'idea. Volevamo uscire dal mainstream, io resto a casa, perché dopo anni che avevamo convinto le persone a venire a casa, ci veniva un po' duro dire io resto a casa, e ci inventiamo Casa Salinas. Casa Salinas che cos'è? È un habitat narrativo dove incominciamo a lavorare, cominciamo a prefigurare da un punto di vista valoriale il museo come un luogo sicuro anche da un punto di vista sanitario, perché non dobbiamo, ragionavamo già in termini di un'apertura, abbiamo continuato lo storytelling, però di fatto lavoravamo anche per trasmettere questo tipo di sicurezza, enfatizzando più possibile tutti i luoghi aperti del museo. Parte la nuova campagna di comunicazione. Siamo in stand by, però diciamo Sandro, i risultati, via, stringere. I risultati sono stand by me, perché siamo in attesa, ma seguiteci. E poi arriviamo ai post che mettono in evidenza la natura e la cultura, il nostro famoso casco di banane con togati tropici. Essendo una casa, quando poi riapriamo facciamo gli onori di casa, cioè con le archeotellers, che sono le archeologhe, che sono la spina, diciamo, l'asse portante del museo, riusciamo a le persone che si vedevano in video, fanno gli onori di casa a quel turismo di prossimità che nei mesi di giugno e luglio ha messo piede nei musei. Quindi vedete come si passa dallo schermo al luogo, mettendo sempre al centro le persone che raccontano le storie. Guarda, io ti ringrazio Sandro, però allora tu ci hai dato uno spunto importante, però per una riflessione proprio sul rapporto fra un site e online, che però ti prego di tenere per le domande successive. Sì. Ecco, okay. Guarda, ti ringrazio veramente, ragioneremo poi su tutto. Ecco, un saluto. Cosa? Un saluto. Grazie, no, sei qui, continui a essere con noi, continui a stare con noi. E dunque, appunto, relazione fra le due comunità molto importante, ma ne parleremo dopo. Quel che mi veniva in mente mentre Sandro parlava era innanzitutto la costruzione di comunità attraverso l'online che Sandro è riuscito a realizzare, e poi un collegamento con il discorso di Alessandro Gaballo delle professionalità. Abbiamo visto, si sono fatte tante attività online, ma si sono tutti arrangiati e improvvisati. Ecco, Sandro è un esempio di persona che per puro caso, perché tra l'altro lui al museo faceva altro, ma che si è trovato ad essere un professionista nel luogo giusto. Nel caso invece della GAMEC di Trento, la GAMEC, non avendo dei professionisti adeguati, si è rivolto a un professionista esterno, a Leonardo Merlini, a un giornalista che ha condotto Radio GAMEC per 66-67 giorni di seguito, adesso da marzo a maggio, con le fatiche, gli entusiasmi, le emozioni e i risultati che ci racconterà. Ciao, buongiorno a tutti, grazie Cinzia. Sono 66 giorni in totale, 42 quelli che ho condotto io inizialmente di fila senza mai fermarsi, ovviamente Bergamo e non Trento, per quanto Trento ci piacesse molto, ma Ho sbagliato. Nessun problema. Ecco, dal 22 marzo al 26 maggio di questo 2020, quindi da due settimane dopo la chiusura che citava poco fa Alessandro dei musei,
la GAMEC ha inventato nell'arco appunto di una decina di giorni di brainstorming, per poi andare immediatamente online, un modo di comunicare con la sua comunità e con il mondo, che secondo me è stato abbastanza, per un certo verso, molto simile agli altri, cioè è una diretta Instagram, come dicevi tu Cinzia prima, molto diverso però per il fatto di aver scelto la parola radio. Quando Lorenzo Giusti, il direttore, ha detto io voglio fare una radio, abbiamo pensato ovviamente di farlo utilizzando gli strumenti tradizionali del medium, ma non ci sarebbe stato il tempo materiale e forse nemmeno le risorse economiche, aggiungo io, in quel momento per farlo. E quindi l'intuizione di Lorenzo, che io ho sposato insieme alla Facco, che sono le tre persone che hanno progettato Radio Gamec, è stato proprio quello di dire facciamolo come se, no? Con una parola filosofica, l'Alsob dei tedeschi, cioè come se fossimo una radio, ma lo facciamo usando uno strumento banale. Io da casa mia, tendenzialmente in pigiama, con sopra un maglione per nasconderlo, con la mia libreria sullo sfondo, mi sono collegato con 120 ospiti, grosso modo credo sia poi alla fine la somma totale, e abbiamo provato a raccontare la comunità di Bergamo, cioè la cronaca, perché io ho messo di mio, oltre al mio corpo, no? Come vedete non ho slide, un po' perché sono impreparato di base, un po' perché è l'atteggiamento di Radio Game, che è stato anche quello, cioè di avere davvero un confronto che io chiamavo sentimentale con le persone, senza, eliminando il più possibile quelle che potremmo chiamare sovrastrutture, e non mi riferisco ovviamente alle slide dei colleghi, ma come atteggiamento complessivo. E l'idea era di parlare alla città, di dare informazione. Tutte le puntate si aprivano in questa fase 1, cioè quella emergenziale, con una sorta di bollettino di guerra, cioè di quello che il numero dei morti, il numero dei contagi, la situazione, le notizie principali emerse da mezzogiorno del giorno prima, cioè quando finiva la diretta, e le 11:30 il giorno successivo, quando ricominciava la nostra diretta quotidiana, e per inquadrare la situazione. E io credo per stabilire un contatto con la comunità di Bergamo, che era la primaria destinataria di questo confronto. Dopodiché invece allargavamo completamente il campo, da un punto di vista delle tematiche, degli ospiti. Io mi sono fatto uno schemino adesso per catalogare gli ospiti che abbiamo avuto. Ci sono stati i politici, gli artisti nel senso di spettacolo, cioè musicisti o attori, il mondo dell'arte, da Obrist ad Andrea Lissoni o a Paolo Fresu, il mondo del sociale, da Emergency alla Croce Rossa Italiana, a Don Davide Rota, al professore Muzzi, a Peppe Dell'Acqua, il padre dell'antipsichiatria, insomma, e poi i grandi ospiti internazionali, da Carsten Oehler a Thomas Hirscher a Ragnar Kjartansson, insomma, ecco, mondi molto diversi. Quello che io posso avere... Ti sei dimenticato l'estetista cinica, mi dispiace. L'estetista cinica sta nel blocco dello spettacolo. L'estetista cinica è stata, prima di Paola Turani e di Giovanotti, il nostro primo grandissimo boom, e io ringrazio ancora Cristina, che è il nome dell'estetista cinica, per aver, come dire, prestato la sua professionalità Instagram a un progetto che sembrava così diverso. E idem noi, credo, abbiamo prestato la nostra professionalità di operatori culturali a lei, che è un personaggio estremamente brillante, nonostante il nome così apparentemente appunto cinico. Ecco, per dire, l'idea era di coinvolgere più pubblici possibili all'insegna di un dialogo che fosse, come ho già detto, sentimentale, che fosse culturale, che fosse legato al territorio, ma che fosse anche in grado di parlare il più ampio possibile. Ecco, la Radio Gamec doveva essere il museo che diceva: noi siamo qui, vi ascoltiamo, vi raccontiamo e apriamo un po' le porte a tutti. Cioè, io credo, poi lo diremo dopo una tavola rotonda, però questo è stato l'elemento a cui sono più legato, cioè il fatto di non aver fatto un prodotto per gli operatori del settore, per i curatori, anche ovviamente per loro, ma di aver tentato di essere anche quello che non eravamo, anche quello che io non sapevo. All'estetista cinica non sapevo cosa chiedere io, Cinzia. Ci ho studiato, ci ho lavorato e ho trovato una strada. In alcuni, quasi sempre tutti hanno risposto alla grande, c'è un caso solo in cui forse ho fatto molta fatica, ma ovviamente non si cita. Però ecco, quando è venuto Jerry Scotti, che ci azzecca, ti direbbero, no? Jerry Scotti con un museo d'arte contemporanea, è stato bravissimo, è stato ovviamente un professionista straordinario della comunicazione, ma si è calato in quello che volevamo che fosse, e lì forse è stato l'esempio più evidente di come i mondi che a volte dipingiamo come conflittuali, in realtà sono dei mondi che possono dialogare all'insegna
appunto del confronto, senza voler modificare il fatto della televisione popolare o del museo. Noi siamo un museo, lui rappresentava la TV popolare, ci siamo trovati in un punto di incontro a metà strada. E lo stesso è valso con l'ex presidente del Consiglio, Enrico Letta, no? Mi hanno chiesto non dare del tu anche a lui, visto che davo del tu a tutti, mi sono stato non ho dato del tu a Letta, l'ho chiamato professore. Però ecco, portare delle idee anche molto diverse sul terreno del confronto culturale e del confronto storico in un momento che quello era ed era particolarmente drammatico. Io credo che in sintesi, al di là delle mille storie che sono uscite, ecco, mancavano i campioni dello sport. Abbiamo avuto una medaglia d'oro olimpica, Michela Moioli, che è bergamasca, abbiamo avuto Martina Caglioni, campionessa paralimpica. Cioè, davvero, tutto quello che ci avevano detto che non si doveva fare, no? Di mischiare, io ho tentato volontariamente e consapevolmente di mischiarlo. E quello che è uscito è un grande calderone molto diverso, al quale però io sono profondamente, profondamente appassionato e affezionato. Bene, grazie, grazie tantissime Leonardo. Mescolanza, parliamo di mescolanza e questo termine mi piace insomma traghettarlo ad Alessandro Rubini, perché noi parliamo tanto di ambiente fisico e ambiente digitale. In realtà, come mi ha detto l'altro giorno al telefono Alessandro, sono entrambi reali, non dovremmo fare questa differenza, dovremmo ibridarci tutti da tutti i punti di vista, sia a livello di ambiti di lavoro professionali e di studio che proprio di modi di essere, giusto Alessandro? Sì, giusto, mi sentite? Provo a condividere anche lo schermo, vediamo se riesco. Ecco qua. Allora, sì, giusto, e infatti proprio di questo volevo parlare. Vorrei partire da... Alessandro, puoi metterla in priorità presentazione, così lo vediamo più grande a schermo intero? Sì. Vai sul menu, presentazione. Destra. Aspetta che qua mi no, sono aperto destra. Un po' di... a metà. Visualizza. Qua. No, presentazione. E la prima cosa a sinistra. Prima. Così vediamo tutti meglio. Ok. Se riesce a... Perfetto, grazie. Allora, vediamo se funziona. No, qua poi non funziona più il mouse. Con le frecce. Ok, perfetto. Allora, partiamo pure da qua. Era il 10 marzo, mi ricordo, io avevo l'influenza, fra l'altro, e la nostra presidente, Maria Grazia Mattei, appunto la fondatrice di The Media Guru, uscì su Instagram con questo post. Ci stiamo allenando a vivere in un ecosistema digitale. Questa sperimentazione collettiva non prevede marce indietro. Perché diceva quello? Perché evidentemente già ci si cominciava a organizzare a una nuova situazione a cui non eravamo abituati e stavamo cominciando a familiarizzare con degli strumenti, con un ambiente che conoscevamo ma non così bene. Allora, questa cosa in effetti ha avuto anche un suo lato positivo, perché se vediamo quello che è la familiarità dell'Italia e degli italiani col digitale, ancora siamo un po' indietro rispetto agli altri paesi europei. Quindi di fatto la tragedia che abbiamo vissuto in questo 2020 ci ha permesso comunque sia di accelerare un processo di familiarizzazione che era già in corso. Ecco, la cosa importante è proprio questa, quindi da cui vorrei partire. Il cambiamento straordinario che stiamo vivendo, che ha a che fare con la cultura digitale, è un cambiamento che è in corso già da molto tempo. La pandemia l'ha accelerato, ci ha permesso di familiarizzare con questo e ha aumentato, diciamo, la percezione da parte di tutti di questo cambiamento, che però precede e prescinde dal Covid. Quindi anche quando questa tragedia, questo dramma ce lo saremo progressivamente lasciato alle spalle con tutte le sue scorie, ecco, dentro questo cambiamento ci dobbiamo stare. Ed è per questo che è nato MIT, Centro Internazionale di Cultura Digitale, proprio perché già 5 anni fa si era deciso tra Maria Grazia Mattei, fondatrice di MIT The Media Guru e Fondazione Cariplo, di lavorare per diffondere cultura e pensiero digitale in Italia. Perché avevamo chiara l'idea che bisognasse andare a lavorare in quella direzione. Io lavoravo in Fondazione Cariplo, nell'area arte e cultura, dove ho lavorato per 12 anni,
e trattando di beni culturali, quindi andando proprio sul territorio, mi rendevo conto sempre di più che l'innovazione necessitava di integrare l'ambiente fisico, l'ambiente tangibile, con l'ambiente digitale, perché era proprio da quell'integrazione che vedevo nascere le cose più interessanti e più contemporanee. Ora, ecco, questo è dove siamo, qualcuno ricorderà, è il vecchio spazio Oberdan, quindi siamo assolutamente a Milano, in Porta Venezia, e questo è stato lo spazio scelto per ospitare questo nuovo centro di cultura digitale. Ora, perché fare un centro di cultura digitale in uno spazio fisico? Potrebbero chiedersi molti. Ecco, il motivo per cui l'abbiamo fatto è proprio per evitare in futuro di ricevere questa domanda. Perché dobbiamo non pensare che il digitale sia unicamente ciò che è online, ciò che ci unisce da remoto, quel qualcosa di separato dalla vita reale. È perché questo è il più grande fraintendimento che fra l'altro il Covid rischia di avere addirittura enfatizzato. L'idea che c'è un altro ambiente dove ci possiamo rifugiare ed è qualcosa di separato, appunto, no? E d'altronde, quando vediamo tutto il tema delle job description, no? Io sono d'accordo con quelli che dicono che tra 10 anni non si parlerà più di digital officer, digital strategist, ci sarà l'officer, ci sarà lo strategist, cioè persone che hanno assorbito la compenetrazione tra ambiente fisico e ambiente reale. Ecco, il luogo era importante proprio per quello, perché la contemporaneità non è fatta di ambienti fisici o di ambienti digitali, è fatta di ambienti misti. Allora, la cosa importante è abitare questi ambienti misti, dove ambiente digitale e ambiente fisico formano quella che è la nostra realtà, dove accadono e si triangolano eventi, situazioni, conoscenze, relazioni. Questo è un po' quello che è nella mission di MIT. Più specificatamente per quanto riguarda la cultura, a noi interessa appunto aprire spazi di riflessione, di consapevolezza sugli aspetti culturali e non solo, possiamo dire anche sociali, politici, economici della trasformazione in corso, che sono tantissimi. Il fatto di familiarizzare non ci rende più consapevoli. Quindi anche è necessario quindi farsi delle domande e quindi è necessario che gli ambienti culturali si integrino su questo. Altro tema, sfida centrale, soprattutto per un paese come l'Italia, carica di memoria, carica di passato da trasmettere al futuro, è dire ma come possiamo valorizzare tutti quei contenuti che sono così importanti per noi nell'ambiente digitale? Perché non si tratta semplicemente di trasferirli. Trasferirli come ho visto in passato anche fotografie di comunicati stampa postate su Facebook. Ecco, esattamente non è quella roba lì. E non è soprattutto il dire dobbiamo abilitare la fruizione da remoto. Assolutamente no. Qua c'è un lavoro di curatela importantissimo che apre a nuovi ruoli. Perché questo significa che l'operatore culturale, il luogo della cultura, non deve più conservare i propri oggetti della memoria, le proprie collezioni, le proprie opere e organizzarne il servizio di fruizione. Deve diventare un editore, cioè deve capire come quegli stessi contenuti possono evolversi nell'ambiente digitale. E questo è un processo di curatela potente, fondamentale, a cui siamo tutti noi chiamati. Chiudo. Bene. Hai esaurito il tuo tempo. Ok, va bene. Allora queste cose me le tengo per... Se vuoi dire una cosa, devi dire una cosa sola, te lo consiglio. No, ne dovevo dire tre. Allora le dico velocemente poi che sono relazione, ibridazione e partecipazione, perché queste sono le tre parole chiave su cui immagino ci sarà il giro di tavolo successivo. Benissimo, ti ringrazio tanto. Passiamo alle domande, perché Barbara ci ha imposto delle domande. La seconda domanda è strettamente collegata con i discorsi di Alessandro, però partiamo dalla prima in velocità. Le abbiamo anche da mettere a schermo, Barbara, oppure no? In realtà no, non ho fatto tempo, quindi mi sento questa doppio rimprovero per l'imposizione che non è vera e per non aver creato le slide.
Vai pure, Cinzia. Pure in imposizione, no, noi, anzi, ci hai organizzata la vita. Va bene, adesso il primo giro, ragazzi, velocissimo, proprio due parole secche. La domanda la leggo, formulata da Barbara: tra le esperienze di comunicazione digitale dei musei e delle istituzioni culturali durante i lockdown, perché ragazzi, musei siamo ancora in lockdown, quale segnaleresti come buona o meno buona? Quali elementi chiave porteresti nel futuro post-Covid? Veramente tre parole secche: buono, no buono, insegnamento per il futuro. Continuiamo con il nostro splendido ordine alfabetico. Gaballo, vai. Allora, un'esperienza, ce ne sono state talmente tante che una in particolare non mi è venuta, ma come elementi chiave, che sono tutti elementi che sono stati ripresi, direi l'utilizzo di pluralità di voci, quindi più punti di vista, non solo i direttori ma staff e pubblico, la contestualizzazione dei contenuti, quindi l'utilizzo della collezione per parlare della situazione presente che tutti stavamo vivendo, e il rapporto con la comunità, giusto per citarne tre, ma sono tantissimi. Perfetto, grazie comunità. Comunità, Sandro Garrubo, vai a nozze con questo ultimo gancio. Sì, allora la cosa che io conserverei, intanto io un privilegio sempre, mi piace vedere quello che fanno i piccoli e medi musei, cioè quelli che sono costretti a muoversi con un'esiguità di risorse. Trovo che a volte c'è maggiore creatività e anche maggiore stimolo e attenzione. Quello che salverei, e poi ecco, tra le istituzioni non posso non segnalare quello che ha fatto ICOM. Oggettivamente la comunicazione di ICOM anche durante il lockdown ha fatto un salto notevole, questo va detto, diciamo. Le cose che salverei sono questa capacità, diciamo, di essere più agili e abituati al digitale, ma soprattutto questa attenzione che i musei hanno dimostrato per il pubblico online. Si spera che poi anche in sito riescano a dare lo stesso tipo di attenzione, perché questo è un altro argomento interessante. Tanto bravi a diventare TV su Facebook, però poi non lo so cosa succederà quando si dovrà ritornare. Se l'esperienza si crea un divario eccessivo, ecco questo. Magari no, questo è un insegnamento importante, perché c'è il rischio che uno poi torna all'interno del museo e cambia linguaggio. Invece se il linguaggio è mutato ed è diventato più accessibile ai cittadini, deve esserlo a 360 gradi, in tutto il mondo reale, che è fatto appunto sia di fisico che di virtuale. Leonardo, tu che ci racconti? Io ho apprezzato molto la condivisione di contenuti, quelli meno tradizionalmente museabili, cioè parlo dei film, per esempio, parlo dei video. Quando il MoMA ha messo Ghost Fatigue di Camille Henault a disposizione per un certo numero di giorni, è stato un gran momento, secondo me, perché anche lì, come discorso di prima, cioè, si allargava il campo di quello che ha considerato arte e arte contemporanea. Mi sono piaciute iniziative come De Camerette della Triennale, che ha portato anche lì, assomigliava un po' a Radio Gamma, se volete, no? Tante voci diverse del grande mondo della cultura, e lo ha fatto diventare un dialogo gestito poi sui social. Mi è piaciuto lo schermo dell'arte di Firenze, che ha fatto tutto in streaming, e io mi mettevo di notte nella vasca da bagno e guardavo questi film, ed era un'opportunità di un tempo al di fuori del tempo normalmente dedicato a questo tipo di fruizione. Mi sono piaciute le cose fatte a Tiaster Gates, che metteva su Instagram lui che demoliva oggetti nel suo studio, così come Emiliano Ponzi, che ogni giorno postava un disegno e una cronaca dal Washington Post sulla zona rossa qui di Via Vigevano a Milano, a due passi da dove stiamo adesso. Ecco, se salvo una cosa, Cinzia, è il concetto del non abbiate paura dell'arte contemporanea e della cultura. Cioè c'è sempre troppa reverenza verso l'istituzione culturale, è un problema viscerale dell'Italia. Secondo me questo nuovo modo di fruire e di allargare i pubblici e le comunità dovrebbe aiutarci a mantenere per il futuro meno serietà, lo dico nel senso, prendetelo con le virgolette, dell'atteggiamento, e più apertura al dialogo con altre tipologie di fenomeni culturali, ma soprattutto di pubblici, perché sennò ci parliamo sempre tra di noi e dopo un po' ci annoiamo a parlarci sempre tra di noi. Certo, assolutamente, però appunto è un problema proprio di se mi posso intromettere, di professionisti della comunicazione, perché se non parli un linguaggio diverso, è chiaro che diversamente, se continui a parlare il tuo linguaggio, è chiaro che tutti
continuano a pensare che tu sia qualcosa di alieno. Se invece ti cali nella realtà, e soprattutto questa è una cosa molto importante che ha detto Leonardo e serve anche secondo me al discorso di Alessandro, se ti cali nella realtà del contemporaneo, cioè fai capire che il museo non è un qualcosa dove vai a vedere mondi altri, ma semmai ti vai a confrontare con mondi altri per capire la tua realtà, per capire te stesso, ecco, allora i collegamenti si fanno. Però, come diceva anche Sandro Garrubo prima, è tutta questione di linguaggio, bisogna cambiare linguaggio e servono dei professionisti per farlo, come diceva anche Alessandro. Non c'è, io adesso ti passo la parola, però mi pareva importante questo collegamento, cioè non si deve trasporre quello che si faceva prima nel digitale, servono dei professionisti che sappiano costruire dei contenuti e sfruttare il mezzo digitale al meglio. Chiara Boracchi parlava dei podcast, i podcast hanno una struttura, hanno una forma ben precisa, serve una professionalità che li sappia realizzare, non è solo dire le cose che dicevi prima al microfono, è raccontare usando lo strumento digitale. Vai Alessandro, ho detto anche troppo. Io in generale devo dire che è stato molto positiva la mobilitazione diffusa di tutti gli operatori culturali. Vuol dire tutti ci hanno provato, quasi tutti ci hanno provato in maniera artigianale, in maniera confusa, in maniera strategica, a seconda dei casi, ma questa apertura alle relazioni con nuovi linguaggi, con un nuovo pubblico, questo è stato importante perché, adesso è una provocazione, ma non sono assolutamente d'accordo con quello che diceva Leonardo, purtroppo parlarsi tra simili non ci si annoia, gran parte delle persone l'hanno sempre fatto e lo continuano a fare, quindi bisogna dare stimoli, proprio perché la cultura è questo, a parlare con chi è diverso. Ma infatti Leonardo l'ha fatto. No, ma infatti lo so benissimo che era una... Radiocamica ha fatto proprio questo. Sono un giornalista, no? E quindi sono abituato ad avere un profondo disprezzo per la mia categoria, per cui poi sono esagerato in questo senso. Ma Cinzia, posso intromettermi brutalmente, nel senso che non so se è la mia impressione, ma nessuno si è sbilanciato non su chi ha fatto male, è chiaro che non è quello il discorso, però su qualcosa che invece non ci vogliamo portare. Quindi forse proverei a sentire qualcuno, non necessariamente rifacendo il giro rigoroso in ordine alfabetico, ma se qualcuno ha... La domanda era, porteresti... cosa vogliamo lasciare nel 2020? Volgiamola anche in negativo, senza chi vuole fare un'osservazione. Prego, Chiara. Chiara e Anna. Sì, eccomi. Allora, la cosa che non ci vogliamo portare, secondo me, è la formalità, nel senso... che noi oggi stiamo facendo una tavola rotonda dal salotto di casa. Questa autenticità, secondo me, è un valore che dobbiamo portarci dietro tutti quanti, perché è quella cosa che ci avvicina a chi è diverso da noi. Cioè, per ricollegarmi al discorso di prima, non dobbiamo parlare soltanto tra di noi, ma anche a un pubblico più vasto. Questa autenticità ci ricollega a un pubblico più vasto, quindi quello che non ci dobbiamo portare dietro è invece una ingessatura, una formalità e formalismo che ci danneggia. Siamo umani anche noi, dobbiamo siamo dire. Umani siamo... anche noi, esatto. Il museo è uno di noi, insomma, non è qualcosa di diverso. Anna, vai! Sì, concordo con quello che ha detto Chiara, cioè la paura non bisogna portarsi dietro, la paura di provare, di sbagliare, di fare cose che non vanno, la paura delle tecnologie che a volte sembrano dei mostri inutilizzabili e invece con qualche applicazione riusciamo a domarle, quindi secondo me la paura non la dobbiamo portare, non ce la dobbiamo assolutamente portare dietro. Vai Barbara! Io vorrei dire che tutti questi spunti secondo me si convogliano anche in un concetto che è quello lavoriamo insieme. E come vi dicevo stamattina in apertura, quello che stiamo sperimentando noi, come naturalmente non come istituzione museale, ma come associazione di musei, di professionisti museali, è il fatto che abbiamo bisogno di parlarci nel quotidiano e di condividere
le emozioni per qualcosa di ben riuscito, così come invece le difficoltà per qualcosa che non sappiamo come affrontare. Quindi quella paura di cui parla Anna, io in questo caso Leonardo, perdonami, sto parlando dal punto di vista delle istituzioni, ma poi naturalmente si collega a quella che dici tu del pubblico, la si può superare parlandosi. Parliamoci, ICOM da questo punto di vista è assolutamente aperta a suggestioni per collaborare insieme, per magari, non so, banalmente, ma perché non avete ancora pensato a fare un incontro su questo? Ok, ci siamo, e fatelo anche fra di voi. Grazie. Comunità è da tutti i punti di vista, cioè anche tra addetti ai lavori, insomma, il digitale... appunto non è solo comunicazione, ma è anche lavorare assieme, insomma, fra istituzioni museali, tra istituzioni culturali. E vabbè, questa è la nostra ultima domanda e quindi andiamo con ordine. Quindi spunti sono stati tantissimi, io credo che però si possano convogliare, questo lo faccio perché il tempo stringe, quindi andiamo avanti veloci, ma io ho registrato tutti gli spunti perché credo che ognuno di questi poi potrebbe essere, diciamo, sviluppato ulteriormente in future discussioni. Passiamo però alla nostra seconda domanda, che un po' li convoglia tutti. La leggo. I lockdown hanno fatto capire ai musei che devono dialogare di più on site con il loro territorio, e l'abbiamo detto, insomma, avete un bacino di utenza della gente che può venire tutti i giorni al museo, delle aziende che possono essere sostegno per il museo, delle istituzioni locali che devono partecipare di più e sfruttatele, e online con un pubblico potenzialmente infinito, pure in Antartide. La parola ibridazione tra online e un site fa ancora paura? Qual è secondo voi la bussola per navigare in un mare ibrido, che poi è un mare reale, usando le parole di Alessandro, oserei dire, perché è il mare in cui noi tutti stiamo navigando, consapevoli o meno. Giro veloce, Gaballo, vai! Allora, paura, ma direi che non debba fare paura, perché come ha appena detto Cinzia, come ha detto Alessandro Rubini, l'ibridazione non è una possibilità, ma è il mondo in cui ci troviamo attualmente. Come bussola io riciclo un'idea forse vecchia, ma direi avere una strategia precisa con obiettivi e target che siano possibilmente condivisi a tutti i livelli dell'organizzazione del museo, e forse una maggiore trasversalità dei progetti tra i diversi dipartimenti di un museo. Strategia, obiettivi, target, servono professionalità per fare tutto questo, vero Sandro? Professionalità che sappiano ragionare in modo strategico e usare i linguaggi giusti. Sì. Sì, comunque la parola, si risponde alla domanda nell'ordine, la parola fa sempre un po' paura, ibridazione, devo dire, nella maggior parte delle persone, perché fa pensare a un esperimento di laboratorio che venga fatto anche nostro malgrado a volte su di noi, questo come percezione. È chiaro che quando prenderemo piena coscienza di questa dimensione digital, come si dice adesso, no? Allora potremmo fare il salto di qualità tutti, perché il punto è quello. Poi, come ci possiamo orientare in questo mare? Boh, se io posso restare nella metafora equorea, diciamo così, mi piacerebbe citare quello che sostiene il filosofo Luciano Floridi, che penso tutti voi conosciate, che per vivere in quest'era, in questa età ibrida, bisogna fare come le mangrovie, no? Bisogna essere queste piante che stanno dove si incrociano i mari e i fiumi, no? Dove l'acqua diventa salata, in questo habitat dove sembra che tutto si contrappone e poi di fatto si ha una linfa vitale. Quindi il segreto è proprio questo, essere le persone completamente ibride. Un po', diciamo, ritorniamo un po' a un discorso di professionalità, di comunicazione. Ecco, forse quelli che funzionano meglio sono le figure ibride, quelle che stanno un po'... Qui è un po' lì che sono un po' uomo della strada e un po' curatore. Questo penso che faccia la differenza nella comunicazione nel museo. E si vede. Ma
Probabilmente in tutti gli ambiti, perché insomma noi abbiamo passato decenni di iperspecializzazione in tutti i campi. Esatto. Abbiamo i nostri grandi vecchi, ce ne sono ancora pochi, che erano onniscienti e che sapevano guardare lontano, ragionare in modo ampio. Dopodiché, certo, anche proprio a livello di ambiti di ricerca, soprattutto nel campo umanistico, ognuno si è ricavato il proprio orticello. Adesso ci stiamo rendendo conto che invece riaprire lo sguardo è importante, esatto, è importante, esatto, farlo da tutti i punti di vista. Però si dice tanto che la cultura umanistica serve in questo senso perché aiuta a guardare lontano. In realtà devono essere degli umanisti che tornino ad esserlo al 100% forse. Leonardo, questo spunto ti può dire qualcosa? Sì, io, come dire, vengo da una formazione letteraria, quindi più umanista di così non si muore. E il mare ibrido è l'unico mare, mi sono scritto negli appunti, no, per rispondere a questa domanda. Bravissimo. Ma è quel mare che sta, pensate a Moby Dick, no? Se a me dicessero scegli un libro solo e portatelo via, io porterei via Moby Dick, faccio coming out e ve lo, sì, dico. Ecco, il mare ibrido di cui si vuole parlare adesso, di cui voglio parlare adesso, è quello che sta al di là di Nantucket. Cioè non è il primo imbarco, ma il secondo, quello dove non sai veramente dove vai e in cui Ismaele sta a dormire con un cannibale nella stessa cuccetta per 3 anni senza mai vedere la terraferma. Ecco, questa è la dimensione della sfida. Dopodiché, lo so di essere minoritario, ma io cerco di dare la voce di chi sta dall'altra parte rispetto all'istituzione, cioè no, da quello che pensa anche come fruitore. Secondo me bisogna, da fruitori, non dico da istituzioni, andare senza la bussola, perché così l'esperienza diventa vera, non so come dire. Io quando vado in una città che non conosco, volutamente cerco di non usare Google Map e di andare a caso, o con una parolaccia, se volete, con 2 Z anziché la S, nella città, per sperimentare la città, per capire veramente qualcosa che non sapevo. Ecco, io credo che la sfida sia questa. Poi ovviamente chi invece deve organizzare questo mare deve avere una bussola, e credo che la bussola sia sicuramente ibrida, ma anche un po' visionaria, mi piacerebbe che fosse, ecco, di qualche sfida che non si era pensata prima, che fosse imprevista, e dal dialogo che ci va restando tra noi del settore, che esca un'idea nuova, ecco, che non esca soltanto quello che ci siamo già detti, in questo senso dicevo prima che diventa noioso, no, a volte parlarsi tra di noi. Mi piacerebbe costruire un mondo in cui fosse possibile muoversi senza bussola, in sicurezza culturale, intendo, non salviniana, in sicurezza dell'esperienza culturale, quindi necessariamente insicura poi nei fatti, no? Perché altrimenti non facciamo progresso. Una cosa, un grande mondo alla Bolagno, se vogliamo citare un altro scrittore dopo Melville, ecco. Allora, io sono assolutamente d'accordo per il mondo senza bussola, al 100%, però forse abbiamo bisogno anche di visioni che ci aiutino a guardare oltre, mentre invece senza nessuna, diciamo, stimolo e creatività di qualche natura rischiamo di restare sempre nel nostro io. Non lo so, Alessandro, il centro MIT vuole essere questo, vuole essere lanciare visioni per poterci e stimoli per poterci poi anche muovere senza bussola, ma andando oltre i nostri confini? Assolutamente sì, però l'obiettivo è quello di ispirare. Sono molto d'accordo con quello che diceva Leonardo. Io non credo che il problema sia la paura della tecnologia, il problema è la paura della creatività. E invece è proprio questo il momento di essere creativi. Se essere creativi vuol dire sperimentare. E io posso capire che soprattutto per chi lavora sui contenuti della memoria come musei, e insomma è difficile essere creativi quando c'hai dietro un po' di storia, e invece proprio questo è il coraggio che dobbiamo avere. Non è un tema di tecnologia, credo. Io proprio abbiamo paura a usare questa ibridazione. Uso questa parola, no, faccio una battuta perché questa è una parola che non piace, però Sandro, devi pensare che fino all'anno scorso parlavamo di contaminazioni e adesso capisci che è diventato peggio. Quindi siamo passati a parlare di ibridazione, si parlava di contagio creativo, si parlava di viralità, tutte cose su cui dobbiamo rifare un refresh di linguaggio. Torno su un'ultima cosa, la domanda che facevi prima, cosa non vogliamo più sentire, cosa vogliamo lasciarci indietro? Allora, io non voglio più sentir parlare di distanziamento sociale. Se volete parliamo di distanziamento fisico,
ma la cultura è coesione sociale e quindi quello che stiamo facendo è coesione sociale, distanziati socialmente non ci dobbiamo stare. Trovo che aver usato quell'espressione sia stato un pugno nello stomaco per tanti professionisti. Sì, e purtroppo ha fatto il giro del mondo e correggerla di primo acchito sarebbe stato facile e invece ci è scappata di mano, purtroppo, ai noi. Ieri ero a un webinar dell'Università di Venezia, era un incontro con Jeffrey Schnapp, che dirige un centro di prima Stanford e adesso all'Università di Harvard, con due centri con nomi diversi. Sono centri di digital humanities in senso lato e lui l'ha detto espressamente, sono d'accordo, se vedete noi nei nomi non abbiamo mai citato la parola digitale, perché, ma non perché noi non siamo digitali, lo siamo al 100%, ma il digitale lo diamo per scontato, fa parte del nostro modo di essere. Noi siamo creativi ed è per questo che ho tirato fuori questo discorso, noi utilizziamo le nostre conoscenze storiche per poter agire nel reale e fare cose concrete nel reale. Ha citato anche la collaborazione con Piaggio, per cui poi alla fine hanno creato anche una società per poter ragionare sulla mobilità del futuro. Ecco. La mentalità di uno storico può servire proprio per avere delle visioni che invece l'ingegnere non potrebbe avere, insomma, questo è però il tutto all'insegna di una digitalizzazione data per scontata, ma proprio perché è questione di mentalità che va implementata e va costruita sempre più, ma comunque deve essere lo zucchero duro dato per scontato, e invece un lavorare nel senso di ibridazione fra intellettuale e materiale, sporcarsi le mani, fra discipline, fra idee, all'insegna della creatività. Io questo l'ho citato anche perché c'è una terza domanda che non è per noi, ma vorrei che fosse per Anna Marras, che finora è stata un po' zitta. La domanda è: ma il digitale nei musei non è solo comunicazione? In che modo sta o non sta rivoluzionando tutto il lavoro in museo e in ambito culturale? Cioè, appunto, il digitale è anche digitalizzazione delle collezioni, è anche collaborazione fra realtà museali e non solo, e istituti di ricerca, istituzioni culturali di varia natura, per ricerche e per comunicazioni di vario tipo, è mille cose, proprio come un po' ci ha detto Schnapp, non solo ieri, ma comunque fatalità o l'esempio di ieri. Cosa ci puoi dire per i musei, o Anna? Allora, o Cinzia, cosa ti posso dire? Sicuramente abbiamo parlato prima cioè abbiamo, insomma, questo incontro è dedicato alla comunicazione, quindi alla comunicazione, quindi ci siamo incentrati su questo aspetto. Però per fare della comunicazione digitale, della comunicazione online, scusa Alessandro, ma dobbiamo continuare a usare questo termine digitale, sono assolutamente con te, anch'io credo che non si debba più usare per individuare che cosa fa una professione, ma deve essere una delle competenze che deve avere questa professionalità. Piuttosto non abbiamo tutte le competenze, dovremmo prima individuare quali sono le competenze di una data di una data professione, per poi cercare di eliminare queste digitale, non digitale, perché non, anche secondo me non ha assolutamente senso, e ci vorrà però secondo me del tempo ancora, ce lo dovremo portare dietro. Non esiste comunicazione se non ci sono i contenuti digitali, e i contenuti digitali non li fa chi fa la comunicazione. Una riproduzione 3D non la fa chi fa la comunicazione, la fa un esperto che fa appunto modellazione 3D, che fa i rilievi. Le stesse schede di catalogo sono comunque della documentazione digitale, perché comunque vengono ormai sono solo in formato digitale. C'è la conservazione delle opere, i vari restauri anche digitali che vengono fatti, le varie tecnologie che vengono utilizzate per restauro, conservazione, archiviazione. Quindi abbiamo, insomma, le tecnologie fanno parte delle professioni museali. È fondamentale
però come dicevi tu, mi fa piacere insomma che hai citato Schnatter, perché secondo me è un riferimento fondamentale, come ho detto prima, le digital humanities, cioè non ci dobbiamo inventare niente, nel senso capire soltanto che l'ibilitazione, l'integrazione delle competenze ci deve essere, perché se no non riusciamo ad aggiornare la professione, non possiamo fare affidamento soltanto sui corsi di aggiornamento, ma dobbiamo cambiare proprio le modalità universitarie, i vari corsi che ci sono. Insomma, vorrei dire che comunque, per esempio, museologia è museologia e critica dell'arte, ci sono invece tanti archeologi e tanti altri professionisti che si occupano di musei, come abbiamo visto anche nell'albo delle professioni, l'archeologo, il demoantropologo, l'antropologo, lo storico dell'arte sono quelli che tra le loro funzioni hanno anche funzioni museali, quindi dirigere e curare un museo. Non si parla di comunicazione, però non si parla di altre insomma di altri aspetti, no? Come se appunto dirigere o curare le collezioni siano le attività principali che devono fare le persone che lavorano nei musei. Tra l'altro anche la definizione, cioè non essendoci una definizione del profilo, perché non possiamo definire museologo o chi lavora in un museo, perché comunque è ovviamente più ampia, là, come abbiamo visto. Però il digitale in questo periodo è stato un po', ovviamente la comunicazione digitale è quella che ha avuto l'aspetto più importante, quindi è passato un po' di secondo piano. Noi come commissione questo l'abbiamo un po' voluto superare con appunto con gli Apericom, in cui abbiamo parlato di tanti aspetti del digitale, non di tutti ovviamente, speriamo nella prossima edizione del 2021 di parlare anche di integrare, quindi di parlare anche di come le tecnologie digitali sono utilizzate all'interno del sistema museo, sempre però, e questo è, in maniera liquida e fluida, perché bisogna pensare che le cose cambiano, quindi vorrei, cioè, una cosa che dovremmo proprio fare entrare anche in ambito professionale è comunque questa flessibilità, questa liquidità che dobbiamo avere anche nell'identificarci con una tecnologia, con una determinata professione. È tutto molto molto fluido. Ma quello che mi stava venendo in mente quando parlavi di digitale, cioè non so se posso dire che il digitale è come le quote rosa, nel senso che non piacciono a nessuno, però sono necessarie, perché se non imponi le quote rosa le donne non ci sono. E allora, fino a che non arriveremo a un cambio di mentalità, che non è solo quello delle quote rosa, ma di mille altri aspetti del rapporto tra uomini e donne, dovremmo imporre una determinata mentalità. Dopodiché la daremo per scontata, ci auguriamo di darla per scontata, perché non è detto, bisogna sempre continuare a combattere soprattutto per i diritti. Lo dico perché insomma da battaglie combattute per le donne negli anni 70 io ne conosco parecchie, e eravamo felici e contente e pensavamo di aver raggiunto i nostri obiettivi. In realtà adesso, qualche decennio dopo, abbiamo visto quanta marcia indietro si è fatta, quindi probabilmente anche il digitale deve continuare a imporsi e a esprimere le proprie ragioni in tempi che cambieranno. E credo che questo ci collega, credo che abbiamo già risposto un po' alla prima delle domande. Io qui ho alcune domande e chiedo poi a Barbara di aiutarmi a raccoglierle, perché non so se le ho proprio raccolte tutte. La prima domanda parlava di professionisti anglosassoni che tendono adesso a togliere la parola digitale dalla loro professione e a usare la parola experience, chief experience officer per esempio, ecco, è carino, ma comunque è sempre una parola di moda. Experience può essere comunque molto più carino che digitale, sinceramente, ci piace di più. In ogni caso va nell'ottica che dicevamo, dopodiché a questo punto è anche una questione di scelte. Però Barbara, volevi dire qualcosa, giusto? No? Sì, scusami, in realtà volevo solamente aggiungere una cosa in relazione a Meet,
per cui ringrazio nuovamente Alessandro Rubini per essere qui oggi con noi, perché appunto volevo annunciare che ICOM Italia e MIT hanno stretto un accordo di collaborazione, quindi questo vedrà nel prossimo anno sicuramente delle iniziative congiunte molto interessanti, su alcune delle quali stiamo già lavorando. E quindi volevo chiedere ad Alessandro anche se volesse aggiungere lui qualcosa, ma sicuramente da parte nostra siamo entusiasti di questo. Alessandro, vuoi? Ovviamente anche da parte nostra. No, siamo senz'altro, è importante riuscire a costruire relazioni ricche sul confronto di questi temi, perché io credo che se abbiamo detto che la creatività è la competenza chiave del futuro di questo ambiente ibrido, la creatività per esprimersi al meglio ha bisogno di un contesto psicoemotivo favorevole, in cui le persone si sentono la libertà di essere creative. Ecco, quindi andiamo in quella direzione lì ed è bene andarci insieme, ed è bene andarci in tanti. Scusate, ultima intromissione, perché appunto mi fa piacere che sia con noi ancora Augusto Palombini, perché naturalmente anche con il CNR abbiamo sottoscritto una convenzione e ne siamo altrettanto entusiasti, e adesso dovremo rimboccarci le maniche per iniziare a renderla fattiva. Quindi Augusto, grazie mille per essere qui, se vuoi dire anche tu qualcosa. Augusto, non ti sentiamo, devi attivare il microfono. No, nulla, grazie a voi per l'opportunità, che è stata molto stimolante la prospettiva della convenzione, assolutamente, perché penso che potremo fare delle bellissime cose. La giornata di oggi è stata per me un ottimo momento di stimolo su tanti fronti. Riprendo quello che diceva prima Anna Maria, dicendo che dovremmo lasciarci alle spalle la paura. Ecco, io mi auguro che questo avvenga da parte di responsabili di istituzioni, che talvolta quello che li frena è una paura del giudizio dei propri omologhi, questa è una cosa che però ho visto molto spesso in generazioni precedenti. Le nuove generazioni per fortuna sembrano più libere da questo aspetto e quindi più disposte a esplorare terreni nuovi, e quindi da questo punto di vista io sono molto ottimista. Io, se mi posso intromettere, stavo pensando proprio prima all'affermazione di Poincaré che la creatività è qualcosa di nuovo e qualcosa di utile, cioè qualcosa che viene prodotto di nuovo e che però serve alla società. Se non serve alla società, viene assolutamente abbandonato e non considerato creativo. Questa novità però, non illudiamoci che sia un qualcosa, cioè la lampadina che scatta nella mente, ma è sempre un connettere cose che conosciamo già in modo diverso, in modo insolito, insomma. Quindi questo, per chi si occupa di conservare la memoria, penso che possa essere uno stimolo, cioè anche tu puoi essere creativo, purché tu lo voglia, ecco. Non lo so, io credo che questo si possa, insomma, possa essere un incitamento. Augusto, che ne dici? Ce la faremo? Perché tutti noi, insomma, ci siamo scontrati con i direttori dei musei che ci dicevano no, questo è troppo, non è serio per noi, chissà, no, questo non va bene, quando proponevamo, diciamo, strumenti di comunicazione, contenuti di comunicazione. Ecco, un'altra cosa, Marianna, è vero che serve il protagonista della comunicazione digitale, cioè serve quello che crei l'ambiente 3D, e io, o anche te, o anche Sandro Garrubo, non saremmo mai in grado di farlo. Ma se vogliamo trasformare quell'ambiente 3D in un prodotto di comunicazione, cioè far fare qualcosa alla gente all'interno di quell'ambiente 3D, l'omino che fa il 3D non servirà un fico secco di niente, invece servono i Sandro Garrubo, i Leonardo Merlini, Cinzia Dalmati, Chiara Boracchi, che hanno le idee per cosa fare, cioè la professionalità anche a livello di contenuti. A me sta parola contenuti non piace molto, adesso sto parlando pro domomea, tra l'altro, anche, però è molto spesso, cioè non è ancora, secondo me, valutata nella misura giusta, perché i contenuti, tra virgolette, si pensa sempre che il professionista, il curatore museale, li possa fornire lui. Penso che, a partire dal discorso di Augusto,
poi Chiara e poi un po' quello che abbiamo detto tutti noi, serve anche chi sa comunicare in varie forme, insomma, ecco, io credo che anche questo messaggio debba passare. E deve passare, perché vorrei passare alla seconda domanda di quelle che sono arrivate. E da un lato si parla di costi dei master, di vari master di preparazione professionale, diciamo, per i comunicatori della cultura di domani, però dice: a fronte degli alti costi, questi master non garantiscono poi una concreta possibilità occupazionale, perché formano delle persone che fanno quello che noi stiamo, anche quello che noi stiamo dicendo adesso, ma che poi non trovano nelle istituzioni culturali un bacino sufficientemente ampio, se non altro per accogliere tutte le persone che vengono formate, perché qualcuno sì c'è, ma non esiste una formalizzazione chiara. Ora, Alessandro Gabbardo ci ha fatto capire che, appunto, a fronte di una produzione di contenuti digitali mostruosa che c'è stata durante questi lockdown, non sono state utilizzate delle professionalità vere, si sono arrabattati quelli che in realtà nel mondo reale, nel mondo fisico, facevano qualche cos'altro. Ecco. Cosa si può fare per spingere? Chiaro che è anche una questione economica, però è anche una questione di cambio di mentalità, di dire certe professionalità servono, e servono al giorno d'oggi, e il lockdown ce le ha dimostrato che servono come il pane. Che dite? Io chiedo ad Anna, ma anche Barbara, se ci possono dire qualcosa. Allora, secondo me, come dicevo prima, è proprio un individuare. Adesso vedo anche un intervento di Patrizia Schettino, insomma, lui dice: secondo me il dream team minimo per un progetto digitale in un museo è un umanista digitale, user designer, user researcher, lo storyteller, il maker, il project manager con esperienza di progetti digitali per i musei, l'interaction designer, il curatore, l'esperto di contenuto specifico in base al progetto. Sì, ci sono anche altre figure. Sta tutto, secondo me, dovremmo metterci giù a definire le competenze, e questo ci manca, perché appunto non è solo un problema di digitale, di tecnologie, ma c'è proprio una mancanza di competenze. Se andiamo a vedere la composizione degli staff dei musei, nella maggior parte dei casi abbiamo il direttore, il curatore, l'assistente alla vigilanza. A volte c'è il direttore, non c'è il curatore, non sempre c'è il conservatore. Insomma, abbiamo una varietà ci troviamo di fronte a delle istituzioni che spesso lavorano in emergenza perché non hanno proprio personale. Però devono per essere un museo, visto che adesso avremo anche insomma, abbiamo il sistema museale nazionale, abbiamo degli standard minimi dove sono comunque indicate le professioni necessarie, quindi probabilmente partire dal sistema museale nazionale senza ogni volta reinventare le ruote e reinventare nuove cose, quindi prendiamo di buono quello che c'è, perché perché spesso non abbiamo memoria di quello che si è fatto, di quello che si fa. Il digitale è tremendo, perché la memoria del digitale assolutamente non c'è, su questo insisto sempre, cioè non sappiamo, a me è capitato più volte di lavorare con dei musei, dicevano no, io non ho il primo sito web, e poi si scopre che magari nel 1994 c'era un sito web, ovviamente prototipo eccetera, però c'era il sito, quindi non c'è proprio memoria del digitale, e dobbiamo quindi l'aspetto della memoria, secondo me, è una delle cose che ci dovremmo portare dietro, tra l'altro è poi una delle cose che vorrei che ci portassimo dietro, quindi la digressione, vai Barbara. No, non è assolutamente una digressione, è il cuore, secondo me, della questione, ma tornerei sul discorso dell'ibridazione. Peraltro adesso non ricordo se fossi proprio tu prima, forse nella tua relazione dell'inizio della mattinata, parlando di figure professionali ibride, andando a sottolineare che è ben diverso, no, dal factotum, perché non ci sono risorse.
Però questo aiuta anche nella direzione dell'ottimizzazione delle risorse, perché nel momento in cui riusciamo a creare delle figure professionali ibride in maniera guidata e quindi non necessaria, perché appunto dobbiamo chiedere a uno stesso professionista di fare cose per il quale non è neanche preparato, allora lì sì che riusciamo veramente ad ottimizzare. E io continuo ad insistere sul fatto che l'offerta formativa attuale deve essere un'offerta olistica, passatemi il termine. Quindi, come dicevo in chat all'inizio della mattinata, purtroppo spesso è vero, va benissimo il ricorso a professionisti delle varie aree che si vogliono andare a toccare, però è fondamentale che il corpo docente sia molto coeso e così l'offerta formativa costituisca un corpus sensato e logico, perché secondo me solo così si riesce a creare un'ibridazione vera e non mettere semplicemente insieme mattoncini che a volte poi non hanno un collante, no? Per stare insieme. Questo a livello di strutture formative, dicevi, intendi tu? Ho capito. Sì, corsi di laurea, master. Ho capito. Però in termini di utilizzo delle professionalità da parte dei musei, invece, cioè Anna ha citato il sistema museale nazionale. Il sistema museale nazionale incentiva la creazione di reti di musei, che è la soluzione unica e irripetibile, nel senso che è vero che un piccolo museo non si può permettere mille professionalità, ma se 10 musei, piccoli musei, si mettono in rete, probabilmente si possono permettere delle professionalità che altrimenti si sognerebbero. Senza contare anche che sostenibilità è ormai una brutta parola, però noi sappiamo che soprattutto negli anni 90 del secolo scorso, ma anche agli inizi di questo millennio, abbiamo creato tanti di quei musei che potrebbero richiudere le porte, insomma, cioè non, il museo non è necessario e indispensabile. Un paesino non può avere 10 musei, potrebbe averne anche due e unire le forze, insomma, cioè noi veramente abbiamo creato una dispersione che è, diciamo, poi alla fine controproducente, si è ritorta contro di noi. Sto parlando a livello internazionale, non solo italiano, italiano in modo particolare. Locale è bello, però quando anche il locale si disperde, diventa una dispersione eccessiva e difficile da controllare e difficile poi da portare avanti, perché insomma sappiamo che tutti i musei locali diciamo fanno le nozze con i fichi secchi, ecco. Barbara, io qui ho alcune delle domande con me, dopodiché chiedo a te di continuare perché appunto non le ho collezionate tutte, ho solo quelle che tu mi hai mandato. Allora, Adele Maresca, la presidente di ICOM, ricorda giustamente che narrazione significa anche coinvolgere vari punti di vista sulle collezioni museali e varie culture, persone che appartengono a culture diverse che possono raccontare il loro sguardo. Lei cita per esempio le esperienze di Brera e degli Uffizi, di Fabbriche di Storia degli Uffizi, tra l'altro insomma che è diventato anche un podcast scaricabile con persone di provenienze diverse che sono state messe a contatto con le opere degli Uffizi, come prima di Brera, come prima dei musei di Bergamo, e stimolate a conoscere le opere e a raccontare le proprie storie. Quindi, attraverso gli strumenti digitali, anche tutti questi sguardi possono essere immagazzinati in podcast, video, quello che abbiamo, e quindi poi riutilizzati da tutti noi all'occorrenza come guide sentimentali e non delle guide vere, come diceva Leonardo, per la visita dei musei. Invece, mi dispiace, è andato via il nostro simpatico Augusto. Mannaggia, perché qui c'era una domanda per lui. E un risvolto in termini di public history di ciò che hai detto tu, Augusto, riguardo appunto ai romanzi o alle narrazioni, film, le narrazioni in varia forma che fanno da traino per poi le visite ai luoghi della cultura.
questo diventa anche un'arma a doppio taglio, perché alla fine tu non sei più tu, ma sei la location di. Era Maria Antonella Fusco a parlare, che ha detto: noi a Castel Sant'Angelo eravamo diventati la location, eravamo, sono tuttora la location di Angeli e Demoni, e tutti chiedono dov'è il percorso Tosca e dove si è gettata dagli spalti, come pure Romeo e Giulietta a Verona. Oramai sono, non sono più loro, sono quel che Shakespeare ha creato. Io onestamente non ci vedo molto, perché cioè, è tutto quello che noi abbiamo costruito, bene o male, che ne so, Castel Sant'Angelo è stato mille cose nel corso del tempo, è stato da tomba dell'imperatore Adriano a fortezza, a parte del castello e palazzo dei papi e mille altre cose. Per cui cioè, il nostro immaginario moderno ha prodotto un altro modo di essere di Castel Sant'Angelo. L'importante credo che sia non dire che è l'unico, cioè sì, noi siamo anche la location di Angeli e Demoni, ma se tu vieni qui io ti dico anche, ti faccio vedere che eravamo pure un mausoleo nel primo secolo dopo Cristo. Non lo so chi altro può dire qualcosa in questo senso. Allora, nessuno dice nulla. Domanda sul videogioco Father and Son, che impatto ha avuto? Se vuoi, su questa... Prego, Alessandro. Io dico che non dobbiamo aver paura del fatto che le ispirazioni possono avere più successo degli originali. Cioè, questa è una cosa che ci allungo veramente... soprattutto in questa, abbiamo parlato di creatività, di ambiente digitale. Ecco, la creatività la si fa con gli altri. Cioè l'ambiente digitale ha la grande caratteristica di essere un ambiente partecipativo, bidirezionale, in cui noi, e come avrebbe detto senz'altro Augusto, noi costruiamo un ambiente per una narrazione, ma poi le persone ci portano la loro e le loro narrazioni hanno uguale dignità. Quindi ecco, questo è qualcosa che dobbiamo accettare. Se non lo accettiamo, lo fanno lo stesso, solo senza dircelo. Esatto, esatto. Questo è il punto, cioè il rifiuto, e questo lo diciamo sempre, il rifiuto totale porta alla tua autoesclusione poi alla fine, perché il mondo va in quella direzione, è preferibile intercettarlo, perché viviamo tutti noi in questo mondo, e cercare insomma di inserirsi nel flusso, lasciarsi trascinare, come dice Leonardo, e vedere in che modo si può dare il proprio contributo invece a questo flusso. Posso aggiungere una cosa? Posso? Vai. Posso dire una cosa anch'io? Appunto, sempre riferendosi alla letteratura, no? Diceva Alessandro, non bisogna avere paura di guardare agli altri. Cioè, una volta che hai letto la Bibbia, o che hai letto Omero, le storie sono già tutte dentro lì. Eppure sono 3.000 anni che continuiamo a scriverne di storie nuove, ecco. Cioè, secondo me questo è fondamentale da ricordarcelo, perché non saremo mai originali in un modo estremista, se volete, ma voglio sfidare chiunque a dire che Shakespeare piuttosto che Cervantes non siano stati originali pure 1.500 anni dopo no, l'anno zero. Quindi dobbiamo, come dice la teoria, essere capaci di quella relatività intelligente che ci consenta di usare la parola come nuovo o innovativo, consapevoli che le parole sono già state usate tutte, ma che altrimenti l'alternativa è il silenzio, e quindi è molto peggio. Esatto, esatto, insomma. Allora, qui c'è una domanda su Father and Son, direi una cosa breve, non so se qualcuno lo conosce, sul videogame Father and Son e sui suoi, sull'impatto che ha avuto. Se posso dire una mia opinione su Father and Son, io non sono una giocatrice da sempre, anche da quando ero bambina, quindi non sono un'esperta di videogame, anche se ne riconosco il valore, l'importanza e li sostengo a spada tratta, non fanno parte del mio essere, e pazienza. Credo che Father and Son, quindi io mi sono annoiata a giocare con Father and Son, però non faccio testo, ecco, per questo ho fatto la premessa. Però Father and Son è stata una strepitosa operazione di marketing, fantastica. È stato tradotto in non so quante lingue,
compreso il cinese e il giapponese, alla fine il dialetto napoletano, ma perché c'è stato, ci sono stati milioni, adesso non so più a quanti milioni di download sono giunti. Quindi, al di là di quante persone l'hanno usato, quante l'hanno usato per andare in giro per Napoli, per andare al museo, per giocare appunto a casa propria piuttosto che on site, io questo proprio non lo so. Però io credo che con questo videogioco il nome del Museo Archeologico di Napoli abbia veramente fatto il giro del mondo, persino in Oceania e in Antartide. E quindi, insomma, operazione vincente da tutti i punti di vista, dal mio punto di vista. Però, insomma, siamo aperti ad altri stimoli. Io ho una sola ultima domanda che mi sono segnata, che però non lo so se vogliamo discutere del Netflix della cultura senza sapere No, esattamente che cos'è. Prego, Cinzia, Anna. un attimo, andiamo Cinzia, l'Anna e scusa. poi ci sono altre domande arrivate. Qualcosa su Father and Son, che comunque in uno degli incontri degli Apericom c'è stato Fabio Viola, e quindi abbiamo parlato anche di questo, insomma, quindi non so, nelle registrazioni, se volete andare a vedere le registrazioni, tanto per fare pubblicità di Apericom, potete guardare, insomma, quello E che si c'era. parla, e si parla anche a risultati, cioè si sono presentati dei risultati puntuali, insomma. Ecco, beh, perfetto, benissimo, così si possono andare a verificare. Prego, Barbara. Forse, allora, volevo dire, rispetto a quelle che avevamo già condiviso insieme, poi ne sono arrivate alcune altre, però ce n'era una in particolare per Chiara. Si chiedeva quali sono stati gli riscontri del progetto Liberi di entrare di Varese, quanto è stato scaricato. Aveva già risposto, vai. Ok, Ho risposto durante scusa, prima allora. l'intervento, praticamente. Pronto? Sì. Sì, Sì, prego. allora. Se vuoi rispondere, se no passiamo avanti. Scusatemi. No, in pratica i riscontri sono stati, diciamo, si sono calcolati i download, banalmente, i download dei vari episodi legati ai vari musei, e in alcuni si è visto che effettivamente i download del podcast sono stati superiori alle richieste dell'audioguida, e in ogni caso è ancora un lavoro in progress, perché comunque Sebastian Paolo Righi sta tenendo conto dei riscontri ancora adesso, e quindi immagino che poi il report di tutto questo sarà fatto più avanti, per cui diciamo al momento ci sono riscontri parziali. Vai Barbara, altre domande? Allora, avevamo da parte di Maria Novella Spada una considerazione con domanda. Il museo come rifugio spirituale laico e luogo spirituale laico e luogo legato al desiderio di rinascita in momenti di lutto collettivo. Lo abbiamo visto dopo l'attacco alle Torri Gemelle a New York, con la straordinaria frequentazione nel Metropolitan e più indietro nel tempo del dopoguerra. È lecito ipotizzare che la pandemia abbia scatenato lo stesso comportamento nelle comunità e che i musei stiano reagendo al lutto collettivo con un nuovo linguaggio, ovvero quello digitale esperienziale? I Forse musei Leonardo vuoi si rispondere stanno su questo? ponendo, credo che da un lato, diciamo, è un po' di moda questo fatto di legare il museo alla cura, musei e cura, se ne sta parlando tanto, si stanno facendo tanti studi, appunto, è un discorso di moda, ma è un discorso reale. E quindi il fatto che molti musei, appunto, rivolgendosi a questa comunità digitale, si siano posti come casa di questa comunità, appunto, vedete, avete bisogno di un luogo di affetti, di un luogo di abbracci, di un luogo dove scaricare le vostre tensioni, anche semplicemente guardando un quadro e rilassarvi, insomma, una casa dove potervi rilassare. Il museo vi offre questo. Ecco, questo atteggiamento dei musei, io credo che al di là delle mode, sia, ecco, una delle altre cose che ci dobbiamo portare da questo lockdown. Prego, chi altro? Io Benissimo. penso, Leonardo, vai. sì, penso che l'elemento della contingenza sia un'occasione, ma che se la cosa, lo diciamo prima, la cosa teniamo di buono di questo? Secondo me quello che conta è sfruttare la contingenza per fare un cambiamento strutturale, cioè
Questa è la parola crisi, no? Viene dal greco, vuol dire opportunità, ce lo dicono tutte le volte, facciamolo, cioè non dimentichiamoci a Dio ce lo per far finta di essere colti, facciamolo davvero, cioè prendiamo l'opportunità buona che una situazione drammatica ha portato e usiamola. Nel piccolo caso della gamma, che io penso che avremmo tutti fatto a meno di certe scene e di certi numeri drammatici, è ovvio, ma dato che ci sono stati e non sono legati alla nostra personale volontà, quello che ci ha insegnato è stato un modo diverso di veicolare alcuni contenuti del museo, molto banalmente, che adesso rimangono, infatti la radiogamma continua fatta da Radio Popolare, cioè è diventata un'altra cosa, e grazie al cielo, cioè a me dispiace non essere più lì a fare il fenomeno protagonista, però il progetto è continuato al di là dell'emergenza e senza l'emergenza, ecco, e io credo che questo sia fondamentale. I processi culturali avvengono a volte per un'esplosione, un Big Bang iniziale, ma poi devono vivere di loro stessi, altrimenti sono posticci, cioè o sono contingentali, cioè sono legati semplicemente a una contingenza. Possiamo dire che dall'etame nascono i fiori? Sì. Tu lo dici, come diceva qualcuno più famoso di me. Prego, Barbara. Allora, Maria Antonella Fusco ci sollecita su un tema spinoso, quindi dice: come cambierà, se cambierà, il tema della gentrificazione e dei grandi flussi turistici che hanno in questi anni snaturato i nostri centri storici? Aggiunge delle altre domande che evidentemente sono anche un po' più retoriche che altro. Dice: in quanto organismo UNESCO riusciremo a progettare una nuova comunicazione dei siti e dei musei rispetto ai pubblici vivi di tutto il mondo? Occorreremo a scongiurare le grandi navi di tornare a solcare Venezia? È una sfida definitiva quella che ci si pone. Ragazzi. Io credo che si debba davvero puntare tanto su quello che è il turismo sostenibile. Se ne parla da tantissimi anni. E abbiamo visto con questa pandemia che non siamo riusciti, noi ne parliamo, ma non siamo riusciti a farlo diventare davvero rilevante, perché altrimenti, se lo fosse stato, non sarebbe andato così tanto in crisi il settore turistico dei nostri, no, per i nostri beni culturali. Abbiamo capito che purtroppo ancora oggi, nel 2020, noi sopravviviamo grazie al turismo di massa. Questa cosa deve cambiare. Cioè, è questo che dobbiamo capire, secondo me, che non bisogna incentivare la visita ai grandi luoghi della cultura, ai grandi musei, soltanto in alcuni periodi, e soprattutto che va fatto un lavoro molto più grande e magari spendendo anche molti più soldi per quanto riguarda percorsi alternativi, piccoli centri, eccetera. Cioè ripensare alla valorizzazione in ottica turistica, dal mio punto di vista. Ma il digitale dà l'opportunità anche al piccolo di farsi conoscere, però, e di diventare grande. Mi sta venendo in mente, non lo so se vi ricordate, le famose Museum Week di Twitter. In una delle prime, la prima o la seconda, c'è l'area archeologica di Massaciuccoli, che è alle spalle della Versilia. Esatto, è una villa romana, insomma, molto piccola, c'è la gente del paesino che si dà da fare per gestire questo luogo, ecco, è diventata prima in numero di tweet, superando anche il British Museum, il Louvre, il Metropolitan e quant'altro, è diventata la top mondiale. Perché? Perché l'archeologo responsabile, appunto, all'epoca, del gruppo archeologico che gestiva, perché era una cosa totalmente volontaria, Francesco Ghizzani Marcia, cosa ha fatto? Ha messo tutto il paese a twittare, e a quel punto sono diventati top al mondo. Poi si sono scordati di loro, però appunto anche un piccolo, con una, insomma, non una cosa episodica così, ma con una comunicazione mirata, può farsi conoscere. Le aree costiere nostre, i piccoli musei delle coste, hanno avuto dei boom veramente incredibili in quest'estate, per esempio, e non solo, insomma, anche quest'inverno, fino a quando sono rimasti aperti. Alcune località hanno avuto veramente delle stagioni d'oro, un po' causate dal nostro bisogno di aria aperta dopo il lockdown, ma anche dal fatto, soprattutto i musei, di aver lavorato bene, di essersi fatti conoscere. Mi viene in mente il museo Gasparri a Populonia, la collezione etrusca Gasparri,
è un museo dove si fa di tutto. Adesso è diventato un luogo dove si vendono i prodotti del territorio come regali di Natale. Questa è l'ultima che ho visto tra ieri e l'altro. Gestiscono anche un altro museo dove per Natale hanno deciso di creare degli itinerari in asinello con gli asini per i bambini. Iniziative che fanno sì che questi musei, lo sappiamo bene, siano famosi pure negli Stati Uniti, pur essendo proprio due stanze come museo. Quindi è possibile questo, è possibile portare delle persone dagli Stati Uniti per andare solo a Populonia e non necessariamente a vedere il Colosseo e Venezia, esiste anche questo. Certo che tutti si devono dar da fare, come ho preso un esempio, potevo portarne tanti altri, però ci deve essere un lavoro da un lato da parte dei singoli, però ai noi anche a livello di, diciamo, di direzione generale di progetto paese, che sappiamo bene che insomma è piuttosto carente. Barbara, se ci sono altre domande, altrimenti affido a te le conclusioni, naturalmente. Io direi, non so, Anna, se, visto che siamo in ambito digitale, se vuoi accennare qualcuna delle mille cose che sto facendo la commissione come lancio e ben augurio per il 2021 e poi ci salutiamo. Ah, allora, a parte il lavoro sul glossario, che ci sarà anche in altre forme, che vedrete, insomma, una sorpresa ancora che teniamo per qualche giorno. No, come Commissione Tecnologia adesso stiamo lavorando a un questionario intervista, quindi stiamo intervistando i vari responsabili e direttori dei musei proprio una intervista dedicata ai contenuti digitali. Scusa Cinzia, lo so che non ti piace questo termine, non piace neanche a me, ma non ho trovato ancora un termine Basta che si parli di sostitutivo. certe cose, va bene uguale. Quindi ovviamente sempre per parlare del dietro le quinte della comunicazione, quindi come vengono realizzati, chi li realizza e come vengono conservati i diversi aspetti che riguardano il digitale all'interno dei musei. Abbiamo pensato, per distinguerci e non fare il solito questionario online, di fare delle interviste, quindi stiamo procedendo su questo aspetto come commissione. Grazie. Ci lascio a Ma allora Barbara. le vogliamo vedere, le vogliamo commentare e saremo agguerritissimi nel commentarle. No, le interviste sono registrate solo per uso personale, poi le stiamo trascrivendo, quindi è un lavoro abbastanza lungo e per quello insomma ne parleremo a primavera probabilmente. Quindi no, non faremo, insomma, non facciamo delle interviste perché non siamo professionisti nel fare le interviste video, sempre per ritornare al fatto che certe cose vanno fatte bene da professionisti. Quindi procediamo con queste interviste, le trascriviamo e poi dopo, in base alle trascrizioni, faremo delle analisi e i primi risultati si avranno un po' in primavera, ecco. Quindi è un po' Bene. lungo come lavoro, uno slow digital. Va bene, e allora io direi che in attesa dei prodotti di questo lavoro slow digital, che digital ci piace e slow ci piace tantissimo, proprio all'insegna anche di quello che abbiamo detto fino a qui, di quello che ha detto Chiara e dei complimenti che Chiara vedo ha ricevuto in chat. Cosa dici Barbara? Salutiamo tutti, prego a te il saluto Saluto finale. tutti con le parole della nostra presidente che ha appena scritto in chat e dice: grazie a tutti i relatori e a Cinzia Dalmaso che ha animato in modo straordinario la tavola rotonda. Abbiamo imparato molto e faremo tesoro delle sollecitazioni e provocazioni emerse. E stanno continuando ad arrivare ringraziamenti, per cui insomma lo rifaremo presto. Continuate a seguirci e ricordo anche che ci si può iscrivere alla newsletter di Comitalia sul sito ed è un modo utile per essere informati di tutto quello che facciamo insieme a tanta bella gente come oggi. Quindi grazie Bene, veramente a grazie a tutti tutti. e di cuore ad Anna perché questa cosa è pensata, realizzata insieme e a Cinzia perché senza di te non sarebbe stata la stessa cosa. Un bacio a tutti voi e Figurati, grazie e buona pace. e tanti auguri di buon Natale a tutti, visto Grazie, che auguri. siamo Grazie, alle grazie feste. auguri. Grazie, Tantissimi Barbara. auguri, ciao, Ciao a ciao a tutti. tutti. Ciao, tanti auguri.